Buongiorno. Buongiorno a tutti. Vi chiederei gentilmente di informare i vostri colleghi che stanno provando a entrare, che siamo arrivati al limite massimo di partecipanti per il Google Meet. Quindi chi volesse seguire la riunione può andare sulla diretta streaming sul canale IIS Maiorana Torino. Quindi io devo assolutamente, non posso più accettare nessuno. Come faccio a mettere su? Buonasera.
Poi magari che è stato. Buongiorno a tutti, attendiamo ancora un paio di minuti e poi partiamo. Se qualcuno non è in grado di accedere a questa riunione, gentilmente fate passare voce che si può andare sulla diretta streaming YouTube sul canale IIS Maiorana Torino. Dica Gabriele. Ciao, scusa, volevo dire che l'altra volta non sono riuscita a firmare la lezione. Chi non è riuscito a firmare l'altra volta, mi dispiace, signori, non potete dirmelo 5 giorni dopo, eravate in 1000 o lo facevate in quel momento lì o ormai è andato, non credo di riuscire a recuperare tutti coloro che effettivamente hanno partecipato, abbiate pazienza. Va bene, e per firmare ora il link dove lo Per firmare oggi vi daremo le informazioni a breve, non vi preoccupate. Va bene, grazie. Ah, ora che ci penso, anche io ho avuto questo problema perché eravamo quelli che eravamo rimasti intrappolati in quella stanza, però poi ho seguito tutto, quindi va bene, così va. Mi dispiace, non possiamo far diversamente. No, va Iniziamo bene. tra un paio di minuti. Scusate, ma il link di cui parlavate era quello dove i dati poi andavano alla scuola per controllare il modulo Google? Perché quello l'ho compilato io, se era Grazie, quello. un secondo, stiamo finendo di organizzare le ultime cose, poi rispondiamo. Allora, buongiorno a tutti, dovremmo essere pronti. Allora, vi do qualche informazione tecnica. Innanzitutto, benvenuti a tutti, grazie di tutto questo,
di questa grande partecipazione. Adesso cerco di rispondervi a tutto quello che si può, abbiate pazienza, ma gestire un corso per 1000 persone è difficile dare risposte individuali, quindi cerco di raggruppare tutte quelle che possono essere i vostri dubbi. Allora, questo è il secondo incontro, ne abbiamo già fatto uno giovedì scorso. Chi ha potuto partecipare, presenziare, ha compilato il modulo apposito, riceverà al termine del corso, dateci tempi tecnici per elaborare tutto, regolare attestato, sommato eventualmente alle 3 ore di corso di oggi, quindi un certificato, un attestato complessivo. Chi invece frequenta soltanto oggi riceverà l'attestato solamente relativamente alle ore odierne, previa compilazione del link che trasmetteremo in chat ogni X minuti, di modo che tutti abbiano la possibilità di vederlo. Mi raccomando, però compilatelo oggi, perché altrimenti non abbiamo la possibilità di recuperare la vostra presenza, soprattutto se siete collegati su YouTube. Quindi anche su YouTube andremo a indicare quello che è il link che serve per partecipare e per indicare la propria partecipazione. Chi non l'ha fatto la volta scorsa non abbiamo la possibilità di recuperare, perché Lilian, come le ho detto, la presenza è una cosa, avere tutti i suoi dati è un altro. Avrebbe dovuto compilare il link, come abbiamo spiegato diverse volte, e caricato in chat almeno 30 volte la volta scorsa. Allora, procediamo. Oggi andremo un pochino più nel vivo di quel discorso che abbiamo aperto l'altra volta, legato al PEI, CF, profilo dinamico di funzionamento e così via, con le nostre due relatrici dell'altra volta, la professoressa Centolanzi e la professoressa Guerzoni, che non vedono l'ora di parlare e di raccontarvi quello che sanno. Cercheremo di dare anche un minimo spazio alle domande oggi. Per fare le domande vi chiediamo però di non utilizzare i microfoni, che io adesso andrò a breve a spegnere a tutti, anche per mettervi nelle stesse condizioni chi è nel Meet rispetto a chi segue da YouTube. Ci sarà però a disposizione una chat che vi chiediamo di utilizzare solamente in caso di domande, come dire, che non sono ripetute già 800 volte, a cui abbiamo già dato risposta, perché non siamo in 500 a gestire la chat e il corso, non riusciamo a stare dietro a tutti, e soprattutto magari nel momento specifico in cui le relatrici lasceranno il tempo a disposizione per rispondere a queste domande. Allora, se non ci sono grosse altre cose, come dicevo, a breve cominceremo ogni tot minuti a mettere per registrare la propria presenza di oggi, valido per il giorno di oggi. Va bene così, tanto l'importante non è l'attestato di 3 ore, ma è seguire quello che le relatrici hanno da dire, in modo da essere ben pronti per fare il nostro lavoro sulle classi. Scusa, allora, posso fare una micro domanda? Grazie, abbia pazienza, in chat le domande, adesso vi spengo i microfoni, ma perché siamo davvero troppi, altrimenti rischia di diventare un pasticcio. Cercherò di dare il più risposte possibile via chat, cercate però anche voi di leggere le risposte, così collaboriamo tutti insieme e diventa più agevole seguire il corso. Allora, intanto vi presento subito che la professoressa Centolanze, che sentirete parlare, che avete visto, che ha già lanciato la presentazione perché è prontissima a partire, e quindi buon corso e buona formazione a tutti. Buongiorno a tutti. Oggi riprendiamo abbastanza velocemente il discorso con cui abbiamo terminato l'incontro della volta precedente, in quanto siamo stati veramente molto molto veloci, forse un po' troppo abbiamo pensato. Quindi, siccome la presentazione sarà registrata, vi chiediamo gentilmente di non interrompere. Vedrete che la presentazione è interrotta da delle slide rosse. Quando arriviamo sulla slide rossa, noi ci fermeremo e lasceremo lo spazio alle domande, che leggeremo però in chat. Quindi chiediamo sempre di non intervenire, per cortesia, e leggiamo le domande in chat, daremo un feedback in modo che sia un po' più interattivo rispetto, insomma, alla volta precedente. Vi ringraziamo degli apprezzamenti che sono stati espressi nella chat. Se voi siete soddisfatti, noi lo siamo sicuramente tantissimo per voi e per il lavoro, insomma, che conduciamo insieme a voi, in quanto la concepiamo come una formazione veramente di peer-to-peer, peer-tutoring, come abbiamo detto la volta precedente. Quindi adesso passo, diciamo, in un tono un po' più ufficiale sulla registrazione, vediamo i bisogni educativi
obiettivi speciali, poi facciamo un focus sui DSA, sulla valutazione degli alunni con BES e dopo seguirà la professoressa Laura Guerzoni con tutto il discorso molto complesso sul PEI-NCF. Quindi passiamo sulla presentazione. Allora, i bisogni educativi speciali. Abbiamo delle indicazioni normative che non sono casuali, in quanto il docente, diciamo, è inclusivo per legge, cioè la legge ce lo chiede. Quindi aver riportato qui tutta la normativa, come abbiamo detto, ci dà sicuramente dei binari di libertà su ciò che noi possiamo fare nelle nostre classi, nelle nostre scuole, a livello di innovazione didattica, ma ci obbliga anche per legge ad essere inclusivi, cioè ad adottare nuove strategie inclusive e ad avere, come dire, anche atteggiamenti inclusivi. Vediamo velocemente cosa intendiamo per BES. Abbiamo una definizione di IANES, siamo nel lontano 2005. Il bisogno educativo speciale viene definito come una difficoltà evolutiva di funzionamento che può essere permanente o transitoria. Si manifesta ovviamente in ambito educativo o apprenditivo e necessita di educazione speciale individualizzata. Questi tipi di difficoltà non sono ovviamente uguali per tutti, e né possiamo dire genericamente in contesti difficili che tutti gli alunni hanno un BES, un bisogno educativo speciale, sono legati a difficoltà specifiche che possono essere globali o pervasive come nel caso dell'autismo, specifiche come nel caso di disturbi specifici di apprendimento, settoriali come per esempio la ADHD, il disturbo che caratterizza l'iperattività, il deficit di attenzione, possono essere più o meno gravi, permanenti oppure abbiamo detto transitorie. L'alunno necessita quindi di un approccio educativo didattico, psicologico, personalizzato. Cosa ci dice la normativa? La prima è la normativa che parla di BES in Italia è la direttiva ministeriale detta Profumo, dal ministro appunto che l'aveva sottoscritta, del 27 dicembre 2012, strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali. Ovviamente è una direttiva molto lunga e complessa, cerchiamo di estrapolare i passi principali. E introduce la categoria studenti con bisogni educativi speciali ai quali viene esteso il diritto alla personalizzazione richiamandosi alla legge 53/2003 e ovviamente alla precedente legge 170 del 2010 sui disturbi specifici dell'apprendimento. Introduce l'obbligo del piano didattico personalizzato, il PDP, per tutti gli alunni con BES. Delinea la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare pienamente il diritto all'apprendimento, cioè come fare inclusione. Induce tutto il personale scolastico, e dicendo tutto il personale scolastico intendiamo veramente tutto il personale scolastico, dal dirigente ai docenti, sia curriculari che di sostegno, al personale ATA, in quanto la scuola deve essere completamente inclusiva. Quindi porta il personale scolastico ad una maggiore presa in carico degli studenti che non hanno i benefici né della legge 104/92 né della 170/2010, riconoscendo anche un disagio temporaneo che può essere di carattere fisico, psicologico, economico e sociale. Facciamo un piccolo focus su quest'ultima parte che è, come dire, riconosce le competenze pedagogiche del corpo docente. In tutto questo, cosa intendiamo per bisogni educativi speciali? Distinguiamo tre macro categorie. La prima categoria è quella della disabilità, che c'è molto chiara, quindi alunni con certificati ai sensi della legge 104 che hanno diritto al PEI, al docente di sostegno. E questa categoria, diciamoci, molto chiara in quanto risale a decenni precedenti, la direttiva ministeriale del 2012. Cosa viene introdotta? La seconda categoria di BES, bisogni educativi speciali certificati ai sensi della legge 170/2010, per cui intendiamo disturbi specifici dell'apprendimento che hanno diritto al PDP e sono molto tutelati dalla legge 170.
Abbiamo poi altri BES. Gli altri BES possono essere con diagnosi o senza diagnosi. Con diagnosi intendiamo i disturbi evolutivi specifici, che adesso andremo a vedere quali sono, e senza diagnosi invece alunni caratterizzati da uno svantaggio socio-economico, linguistico, culturale, comportamentale, relazionale. Questa categoria di BES ha diritto alla personalizzazione e a secondo quanto stabilisce il consiglio di classe, anche ad un PDP nel caso non ci sia diagnosi, ma il consiglio di classe riconosca uno svantaggio di tipo socio-economico, linguistico, culturale. Vediamo velocemente quali sono i disturbi specifici dell'apprendimento, oltre ai DSA su cui faremo un focus particolare: deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria o dispressia, la ADHD, che abbiamo detto prima, disturbo da deficit di attenzione e iperattività, funzionamento intellettivo limite o borderline, disturbo dello spettro autistico lieve, disturbi d'ansia, dell'umore e disturbo positivo provocatorio. La terza fascia è quella molto più particolare, diciamo, che riconosce e ridà competenze al consiglio di classe, in quanto le due precedenti categorie sono, per come dire, competenze essenzialmente della sanità, cioè richiedono una certificazione. Non è il consiglio di classe che può definire se un alunno ha un disturbo specifico di apprendimento o un ADHD, occorre avere una certificazione. Nell'area dello svantaggio socio-economico linguistico i motivi possono essere fisiologici, biologici o psicologici. Ricordiamo che in questa categoria rientrano anche gli alunni stranieri neoarrivati e su questo rimandiamo alle linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri, trovate poi anche un link che vi riporta sulle linee guida. Facciamo ancora un'attenzione su questa terza categoria che comprende alunni che non abbiano una buona o un'adeguata conoscenza della lingua e della cultura italiana, difficoltà di tipo comportamentale e relazionale, problematiche personali o familiari che compromettono il percorso scolastico. Proviamo a pensare ad un adolescente, ad un bambino che vive una situazione familiare di tipo magari con una grave malattia o tutte le problematiche che si possono verificare in un contesto familiare. Chiaramente, come dire, la sua mente e il suo cuore saranno pieni di sofferenza, non ben, diciamo, disposti all'apprendimento. Per questo il consiglio di classe riconosce a quest'alunno che vive una situazione particolare, per cui per quel determinato periodo, per il periodo di tempo che sarà necessario, può essere stilato un piano didattico personalizzato, particolarmente personalizzato su quelli che sono i suoi bisogni. Rientrano in queste categorie quindi tutte le situazioni in cui c'è una difficoltà che non implica una diagnosi o in cui è presente un disturbo o una condizione patologica che ancora non è stata diagnosticata, che attende di essere diagnosticata. In questa categoria ritroviamo anche gli alunni plus dotati o con un alto potenziale cognitivo. Si tratta di alunni che hanno capacità di apprendimento molto sviluppate e magari nel contesto classe soffrono di mancanza di stimoli per quelle che sono le loro capacità. Tutto questo determina molto spesso una situazione di disagio o di emarginazione. Da qui il riconoscimento al consiglio di classe della competenza nella decisione se la personalizzazione richieda e la formulazione di un piano didattico personalizzato con delle misure specifiche. Ma cosa vuol dire personalizzare? Non significa parcellizzare gli interventi o progettare percorsi differenti per ogni alunno, ma significa mettere in atto molteplici modalità metodologiche di insegnamento-apprendimento. Cosa significa tutto questo? Significa decidere se è richiesta innanzitutto una individualizzazione o una personalizzazione. Qual è la differenza?
Nell'individualizzazione si pone attenzione alle differenze individuali e si ricorre a metodologie che siano adeguate e adatte alle caratteristiche di ogni singolo studente. L'obiettivo il fine primo è raggiungere gli obiettivi della classe, gli obiettivi comuni. La personalizzazione didattica invece prevede obiettivi diversi di conoscenza per ciascuno studente, permettendo quindi ad ogni alunno di sviluppare le proprie potenzialità e promuovendo quello che è l'obiettivo primario, cioè il successo formativo. Quindi abbiamo una necessità di conoscere i vari stili di apprendimento e adeguare agli stili di apprendimento i nostri stili di insegnamento. Cosa vuol dire? Sono quattro essenzialmente: visivo-verbale, visivo-non-verbale, uditivo-cinestetico. Cosa corrisponde a livello di strategie? Prendiamo solo un esempio per fare un po' più velocemente, diciamo. Allo stile di apprendimento visivo-verbale, le strategie adeguate possono essere prendere appunti e fare delle mappe, e elencare per iscritto e fare dei diagrammi di flusso, avere comunque istruzioni scritte. La scuola ci dà gli strumenti veramente per una piena libertà nell'attività didattico-educativa già da tantissimo tempo, e la possibilità di personalizzare l'apprendimento, di progettare per competenze, di valutare per competenze, e quindi abbiamo una possibilità di variare l'attività didattica in modo da poter personalizzare l'insegnamento come meglio si ritiene opportuno per i singoli alunni. Ci fermiamo un attimo e se avete delle domande possiamo vedere, altrimenti andiamo avanti velocemente con il focus sui DSA. Allora, riprendiamo, visto che non ci sono domande, ci dedichiamo adesso ad analizzare cosa sono i disturbi specifici di apprendimento che ci riportano alla legge 170 del 2010. E cosa intendiamo per disturbo specifico d'apprendimento? Allora, distinguiamo quattro macro disturbi: dislessia, discalculia, disortografia e disgrafia. Perché si chiamano disturbi specifici dell'apprendimento? Perché sono specifici di un dominio, cioè quello dell'automatismo, e dell'apprendimento, cioè sono disturbi che si manifestano nell'apprendimento a scuola. I ragazzi, gli alunni con DSA sono alunni con nessun problema relazionale, con nessun altro tipo di difficoltà, ma c'è, come dire, uno screzio nel dominio dell'automatismo che va ad inficiare poi tutto il processo di apprendimento. Questo screzio, che in genere è uno screzio trasversale, può manifestarsi essenzialmente nella lettura, nella velocità e correttezza della lettura, che vanno poi ad inficiare la comprensione e l'elaborazione di un testo. Può essere legato alla discalculia, cioè il calcolo mentale, la difficoltà di memorizzare le tabelline e di mettere in colonna, la disortografia, l'automatizzazione delle regole, questo scrivere senza errori che per chi non ha un disturbo specifico di apprendimento è veramente automatico e facile, mentre per l'alunno con disturbo specifico di apprendimento diventa una enorme fatica. Questa grande fatica di riflessione sulle regole di ortografia determina poi, come vedremo, un grande affaticamento. La disgrafia, una scrittura di difficile comprensione, la difficoltà a rispettare i margini e l'organizzazione del foglio in generale.
Le caratteristiche dell'alunno con DSA sono una lentezza complessiva, perché andremo a vedere implica una fatica ulteriore rispetto all'automatismo, quindi un affaticamento dovuto a questo lavoro in più che l'alunno con DSA è costretto a compiere, e una serie di errori ortografici, difficoltà nel reperimento lessicale, questo si manifesta nell'esposizione orale in maniera abbastanza chiara, e capacità di attenzione piuttosto breve, proprio dovuta all'affaticamento, e memorizzazione difficoltosa di tabelline, verbi, sequenze numeriche, paradigmi, tutto ciò che desinenze, e questo chiaramente sull'apprendimento delle lingue straniere è una grossa difficoltà da sormontare, una lettura lenta ed incerta, non sempre corretta, e di conseguenza una comprensione del testo spesso inadeguata. Altre caratteristiche sono una motricità fine non perfetta, quindi si manifesta nella grafia che è spesso illeggibile, l'organizzazione, come abbiamo detto, spaziale difettosa sul foglio, ma anche sull'orientamento stradale, confusione tra destra e sinistra, un'organizzazione temporale difettosa, cioè una gestione del tempo alquanto disorganizzata. Tutto questo di tutto questo è consapevole sia il bambino che il ragazzo, e determina spesso un senso di autoefficacia carente, mancanza di autostima. Spesso la scuola, non conoscendo i disturbi specifici, chi non conosce cosa significa, cosa implica avere un disturbo specifico di apprendimento, e pensa che l'alunno sia distratto, che disturbi i compagni, che non sappia gestire il materiale scolastico, e la frase tipica che sentiamo da tantissimo tempo, intelligente ma non si applica. Cosa vuol dire avere un bisogno specifico di apprendimento? Innanzitutto implica avere un quoziente intellettivo pari o superiore alla norma, quindi abbiamo un buon quoziente intellettivo, ma un blocco o uno screzio negli automatismi. La velocità di lettura di un dislessico è la metà, diciamo, di quella di un alunno che non abbia un disturbo specifico, ma l'affaticamento è 3 volte tanto. Come abbiamo detto nella volta precedente, e teniamo conto che se noi assegniamo come lavoro domestico uno studio di, non lo so, 3 pagine di una determinata materia di storia piuttosto che altro, e per quell'alunno è come se diventassero 9 pagine. Diciamo 3 volte tanto. Da qui la necessità di ricorrere alla misura dispensativa riguardo il carico di lavoro domestico. Teniamo presente che molte lettere sono già formate da un'asticella, da un cerchetto, quindi facili da confondere, e soprattutto appunto per chi ha un disturbo specifico. E vediamo un esempio molto facile, diciamo, di decodifica del testo per come può essere visto da uno studente con disturbo con DSA. Riusciamo comunque a decodificare il testo perché noi utilizziamo una tecnica di lettura globale. Se fosse una lingua straniera dovremmo invece decifrare fonema per fonema. Questo è il problema di un alunno con disturbo specifico di apprendimento, proprio la decodifica del testo. Per cui questa riflessione costante implica appunto affaticamento e conseguente lentezza. Non è che un alunno con DSA sia per definizione lento, ma il suo affaticamento nella decodifica del testo che determina appunto la lentezza. Quindi l'alunno con DSA richiede da parte dei docenti la conoscenza di cosa sia un disturbo specifico di apprendimento, cosa implichi, una diversa organizzazione scolastica più flessibile e una personalizzazione delle metodologie didattiche. Cosa può fare la scuola? La legge 170 tutela fortemente gli alunni con DSA e garantisce il successo formativo grazie soprattutto ad un coordinamento tra 3 attori principali, cioè la sanità,
la scuola e la famiglia. Queste sono le tre componenti. Queste sono le tre componenti che devono costituire la rete attorno a cui la rete che si forma attorno all'alunno con disturbo specifico. Forse non sono state visibili le slide precedenti. Quindi la collaborazione tra scuola, famiglia e sanità è fondamentale nella stesura di un piano didattico pedagogico personalizzato. E il PDP viene esteso dall'intero consiglio di classe, non è assolutamente competenza del docente di sostegno, in quanto gli alunni con BES e con DSA non hanno il docente di sostegno. Al massimo il docente di sostegno può collaborare, ma è compito e competenza dell'intero consiglio di classe. Poi c'è all'interno della scuola molto spesso un referente DSA, un referente sull'inclusione che è specializzato sui disturbi specifici dell'apprendimento e può sicuramente collaborare con il consiglio di classe. Quindi la personalizzazione viene formalizzata nel piano didattico personalizzato che comprende strumenti compensativi e misure dispensative. Compensare e dispensare non si equivalgono, dobbiamo assolutamente puntare sulla compensazione, cioè compensare utilizzando strumenti in grado di compensare appunto le funzioni deficitarie e utilizzare tutti gli strumenti compensativi che possano facilitare la prestazione che il disturbo rende deficitario. Quando dispensiamo? Solo quando lo svolgimento di alcune prestazioni, soprattutto di fronte ai compagni, determinano un'esperienza umiliante. Facciamo l'esempio della lettura. Tutti pensiamo che la prima cosa da fare sia dispensare dalla lettura. Assolutamente no, perché è un'abilità importantissima da potenziare. E poi sappiamo che un bambino ha sempre piacere di poter leggere, di poter essere parte attiva nel contesto classe. Quando lo dispensiamo dalla lettura? Solo qualora la lettura possa essere talmente difficoltosa da creare un grosso disagio psicologico. A quel punto è meglio evitare il forte disagio psicologico e piuttosto optare per una dispensa dalla lettura. Per questo diciamo che si dispensa dalla lettura ad alta voce a seconda del contesto. Possiamo poi dispensare dalla scrittura sotto dettatura, che ovviamente è particolarmente difficile, dallo studio delle formule, delle tabelline, tutto ciò che va memorizzato, e dallo studio della lingua in forma scritta. Attenzione alla differenza tra dispensa ed esonero. Non bisogna mai esonerare dalla lingua scritta, altrimenti dalla lingua straniera, altrimenti l'alunno non potrà più conseguire un diploma. Quindi sempre cercare di abilitare diversamente. Possono fruire di tempi più lunghi, di verifiche orali anziché scritte, di interrogazioni programmate. E troviamo un elenco ancora di strumenti compensativi, quindi tempi aggiuntivi o molto meglio, per quanto abbiamo detto, da preferire di gran lunga da preferire le verifiche più brevi, e l'utilizzo di libri di testo editabili, l'utilizzo del computer, della sintesi vocale. E vediamo la differenza tra un testo per esempio non adattato e un testo adattato. Questo è un testo da adattare, non adattato, e questo invece è un testo adattato. Vediamo che per tutti noi è di più facile lettura e comprensione. Attenzione che basta avere un interlinea 1,5, un carattere 12, e l'alunno con DSA non richiede un foglio A3 in quanto non è un ipovedente, ma richiede solo un foglio che non sia troppo affollato, che sia di facile decodifica, di facile contestualizzazione.
E un elemento molto importante da tenere presente è le misure, non devono adottare le misure compensative e le misure dispensative o strumenti compensativi non devono penalizzare la valutazione, proprio perché sono strumenti che sono previsti nel PDP per mettere l'alunno al pari degli altri, e quindi non è che siccome diamo uno strumento compensativo poi lo penalizziamo per questo. Ci fermiamo un attimo se ci sono domande prima di passare alla valutazione inclusiva. Allora, c'è una domanda: la personalizzazione è possibile solo con il consenso della famiglia? Non stiamo parlando di disabilità, quindi non stiamo parlando di differenziare, stiamo parlando di personalizzare quello che la legge ci obbliga a fare già dal 2003 con la legge 53, quindi rispondere a quelli che sono i bisogni del singolo alunno. E come si raggiunge un buon equilibrio tra facilitazione e semplificazione per evitare il rischio di dare meno invece che di più a chi incontra maggiori difficoltà? Non riesco a capire bene la domanda. Se chi ha fatto la domanda vuole chiarirla meglio, poi io non riesco a capire la... Sì, se può formulare in maniera differente la domanda, molto volentieri. Facciamo un'ultima parte molto veloce e poi ritorniamo su questa domanda. Parliamo di valutazione. Valutazione stiamo parlando per tutti. Quindi è tutto il processo di apprendimento, si considerano quindi il comportamento, la disponibilità, l'atteggiamento nei confronti dell'esperienza scolastica, i progressi maturati rispetto al livello di partenza. Teniamo sempre presente che la valutazione non è un punto d'arrivo, ma precede, accompagna e segue i percorsi curriculari. Deve essere un momento di riflessione, soprattutto metacognitiva, cioè riflettere su dove si è sbagliato, su come si può migliorare e su si può migliorare. Differenza tra misurare e valutare: molto spesso la valutazione viene identificata con la misurazione, abbiamo compiti in classe dove abbiamo delle misurazioni precisissime, è inutile dire che complimenti ai docenti che sono in grado di misurare in maniera proprio così, col bilancino, diciamo, quelle che sono le competenze di un alunno, cioè quello che l'alunno sa fare con ciò che sa. Molto spesso la misurazione è molto adeguata per misurare appunto le conoscenze, sulle competenze si può avanzare, diciamo, qualche dubbio. Abbiamo invece la valutazione, che è un concetto molto più ampio, l'apprezzamento del docente per tutto ciò che è visibile e invisibile. Cosa intendiamo con questo? Possiamo misurare le conoscenze, le abilità e le competenze, ma cosa sottende a tutto ciò? Sottende tutto un sottofondo, diciamo, un sottostrato, che è l'impegno, l'immagine di sé, l'autostima, la sensibilità al contesto. Tutto ciò determina una forte influenza sul processo di apprendimento e sono tutti elementi che devono in qualche modo confluire nella valutazione. Se noi ci fermiamo a misurare le conoscenze e le abilità, dove possono poi confluire tutto ciò che abbiamo elencato prima, cioè il comportamento, l'atteggiamento verso la disciplina, verso il curriculum, i progressi maturati rispetto al livello di partenza? Quindi cosa dobbiamo fare? Definire chiaramente cosa stiamo valutando. Fare più attenzione alla competenza che alla forma, quindi ai processi più che al prodotto, valutare lo svolgimento, come lo svolgimento in condizioni analoghe a quelle abituali possa poi influenzare il prodotto finale, prestare attenzione alle variabili emotivo-affettive.
Queste variabili emotivo-affettive hanno un'incidenza importantissima sul processo di apprendimento e di valutazione. Sappiamo che l'autostima innesca un circolo virtuoso sulla motivazione e sull'apprendimento e viceversa, una mancanza di autostima demotiva l'alunno e lo allontana dalla scuola. E questo è molto spesso causa di dispersione scolastica di alunni che potenzialmente avrebbero potuto rimanere nel contesto scolastico anche con successo. Vi ricordiamo sempre nella valutazione di discriminare tra ciò che è espressione del disturbo e ciò che esprime l'impegno dell'allievo e le conquiste effettivamente acquisite, cioè se un errore, diciamo, è dovuto al disturbo che abbiamo visto cosa va ad inficiare, e quell'errore non va misurato, non va valutato. Cosa valutiamo? Quindi la partecipazione attiva, applichiamo forme di valutazione dinamica, una riflessione metacognitiva sulla ricerca degli errori, sul motivo, su come si può migliorare, prevediamo verifiche orali per compensare lo scritto. E questo è un elenco di come possono essere i vari tipi di verifica. Quindi abbiamo verifiche divise in più parti e verifiche uguali a quelle delle classi ma con meno esercizi, ma sempre con gli stessi obiettivi cognitivi, rispettando un criterio di gradualità. Privilegiamo gli esercizi a scelta multipla e o a completamento, richiediamo risposte brevi piuttosto che risposte aperte e poi tutte le misure dispensative che sono necessarie al singolo alunno. E non entriamo in tutti questi dettagli della valutazione in quanto sono legati agli esami di Stato, alle ordinanze ministeriali e relative all'anno scolastico 2022-2023, per cui non sapremo se sono confermate, ma se saranno confermate, ma quello che emerge, diciamo, da queste ordinanze è che per tutti gli studenti con bisogni educativi speciali è previsto l'utilizzo degli strumenti compensativi. Quindi attenderemo la prossima ordinanza ministeriale sugli esami per verificare se tutto ciò sarà confermato. E chiudiamo con una frase del presidente Sergio Mattarella, una frase estrapolata da un discorso bellissimo che il presidente ha fatto proprio ieri in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico, con un tono fortemente inclusivo. La scuola non tollera esclusioni e divari, tutti i cittadini sono uguali sin dall'innascita. La scuola è dunque per tutti e di tutti, non tollera esclusioni, marginalizzazioni, differenze, divari. Ne verrebbe, e talvolta intercaliamo, spesso ne viene, deformata. Quindi grazie per l'ascolto e miriamo ad una scuola sempre più inclusiva. Allora, passo la parola alla collega Laura Guerzoni sulla parte del PNICF. Grazie per l'ascolto. Se avete domande, riprendiamo dalla chat nelle varie pause. Grazie ancora. Allora, buon pomeriggio a tutti. Allora, adesso riprendo io la condivisione. Solo un secondo. Sì, devo riuscire un attimo, soltanto un momento.
Ok. Ecco, dovreste vedere la presentazione in questo momento. Allora, la volta scorsa avevo abbandonato la relazione parlando degli strumenti inclusivi. Quale strumento inclusivo è più individualizzato e proprio proprio se non il PEI? Avevamo già indicato che il PEI è una programmazione che mette in evidenza tutti gli aspetti educativi e per di più, per quanto riguarda gli obiettivi disciplinari, una cosa molto proprio fatta, un vestito cucito appositamente su quell'individuo. È una struttura fondamentale perché ovviamente ci obbliga a pensare a quel ragazzo e a progettare esclusivamente per lui. Allora, la legge ci chiede di fare distendere il PEI. Il decreto legislativo 66 ha rinnovato quello che già la legge 104 ci indicava e nell'articolo 7 sono definite la modalità. Non solo, da questo decreto legislativo 66 del 2017 si inizia a parlare di modelli di PEI nazionali, modelli di PEI nazionali che sono poi dopo stati effettivamente stilati con il decreto interministeriale 182 del 2020 e attualmente è stato modificato in alcune sue parti dal decreto interministeriale 153 del 1 agosto del 2023. Il decreto legislativo 66 è stato anche in alcune parti modificato dal decreto 96, no? Che cosa ci dice? Ci dice che il PEI deve essere elaborato e approvato dal gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, il GLO. Altra cosa importantissima è che il PEI deve tener conto dell'accertamento della condizione di disabilità. Qui io mi rivolgo specialmente ai docenti per le attività di sostegno. Questo è fondamentale, l'accertamento della condizione di disabilità, che fa riferimento alla legge 104. È una cosa differente dall'accertamento della condizione di invalidità. Non sono sinonimi, sono due cose che comunque viaggiano su binari differenti, perché l'invalidità viaggia con la legge 102 ed può dare diritto anche a degli assegni di accompagnamento. Questi assegni di accompagnamento però non vogliono dire che c'è per forza il docente per le attività di sostegno. Soltanto l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva e permette ai fini dell'inclusione scolastica di avere un docente per le attività di sostegno. Quindi questa è una cosa molto importante, anche perché i due verbali sono veramente molto simili e differenziano soltanto da questa indicazione. Allora, il PEI, quindi, accertamento della condizione di disabilità, ma anche del profilo di funzionamento, dove vedremo, è stilata una parte dai sanitari, una parte dall'unità multidisciplinare e mette in risalto l'indicazione dei facilitatori e delle barriere secondo la prospettiva biopsicosociale che fa riferimento ovviamente all'ICF. Il PEI evidenzia obiettivi educativi e didattici, gli strumenti, le strategie, i modi per realizzare un ambiente di apprendimento che sia veramente inclusivo nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'orientamento, delle autonomie, prendendo in considerazione la corresponsabilità educativa dell'intera comunità scolastica. Poi ovviamente il gruppo di lavoro operativo esplicita anche la proposta di numeri di ore di sostegno che vengono indicate in questo
documento e gli interventi di inclusione che sono svolti anche da altri docenti che sono presenti all'interno della scuola. Ricordiamoci che è tutta la scuola che si fa carico di tutti gli studenti. Quindi questo continuerà a essere ripetuto perché è una cosa che deve essere fatta propria. Quindi la scuola inclusiva, ricordiamo, è quella che appunto cerca di permettere a tutti di sentirsi accettati. Allora, gruppo di lavoro operativo. Allora, si è parlato prima di contitolarità, ma non è una novità. Questa contitolarità veniva già indicata anche nella legge 104, messo qui di lato un'indicazione, però viene ripresa e ribadita. Ogni gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori, anche della partecipazione degli studenti stessi, no? Proprio per esercitare il loro diritto all'autodeterminazione. Poi le figure... è composto da figure professionali specifiche che possono essere interne ed esterne all'istituzione scolastica, che interagiscono quindi con tutta la classe e magari oppure anche soltanto con il bambino. È necessario, vedete, anche il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare. Qui avevo indicato, perché continua ad essere esplicitato nel decreto interministeriale attuale, quindi quello di agosto, che il gruppo di lavoro operativo non spetta alcun compenso, indennità o gettone di presenza. È però vero che nel nuovo contratto nazionale effettivamente queste ore di partecipazione al gruppo di lavoro operativo dovrebbero, uso ancora il condizionale, così rientrare nelle 40 ore funzionali all'insegnamento. Quindi devono essere in qualche modo indicate nel piano delle attività o perlomeno previste in un certo periodo dell'anno nel piano delle attività annuali. Allora, il lavoro del GLO ha lo scopo di promuovere il confronto tra soggetti diversi, che però hanno un obiettivo unico, comune, cioè quello di lavorare per il benessere dell'alunno. Quindi è necessario assolutamente lavorare sul confronto, pensando però qual è il nostro obiettivo. Una cosa importante invece da mettere in risalto è che per quanto riguarda tutto l'aspetto didattico e la valutazione degli alunni, la competenza è della componente docente del GLO, quindi è del consiglio di classe. Tutti i membri del GLO ricevono comunque la documentazione che viene utilizzata nell'incontro e hanno accesso al PEI, no? Discusso e approvato, nonché anche dei verbali. La firma di tutti i membri del GLO è prevista sul PEI, redatto in via definitiva entro la fine del mese di ottobre e alla fine dell'anno scolastico nell'incontro di verifica. Allora, ecco qui, se vogliamo, un po' la carrellata, no? di che cos'è e come sono suddivisi questi piani educativi individualizzati, no? Allora, per le prime certificazioni, quindi cosa vuol dire? Per quegli alunni che per la prima volta entrano nell'iter certificativo, quindi da parte dell'ASL e del profili di funzionamento e dell'INPS, viene stilato un PEI provvisorio. Questo poi PEI provvisorio viene stilato entro il mese di giugno, per le prime, data da, appunto, dall'osservazione, se vogliamo. Ci sono alcune sezioni del PEI che verranno compilate, ma sono quelle riferite appositamente all'osservazione.
Poi abbiamo il PEI definitivo, invece la cui stesura deve essere effettuata all'inizio dell'anno scolastico, diciamo così, entro la fine del mese di ottobre, non è una data perentoria, cioè è meglio perché è una progettazione, quindi deve essere fatta comunque previo un periodo di osservazione all'inizio dell'anno scolastico. Dopodiché c'è una verifica intermedia che si potrebbe svolgere, almeno una verifica intermedia che si può svolgere nel periodo tra novembre e marzo, e poi entro il 30 giugno la verifica finale. Questo con, come vi dicevo prima, dal decreto interministeriale 182 c'è stata la pubblicazione di modelli di PEI nazionali che aveva già disposto il decreto 66. Adesso sono state fatte delle disposizioni correttive di questo decreto e vedremo quali sono. Allora, il PEI si costruisce secondo l'approccio biopsicosociale proprio per andare oltre all'idea di disabilità. Ricordiamoci che la disabilità non deve essere vista come una malattia, o come individuare quali sono le abilità residue di una persona, ma in realtà è il funzionamento di questa persona in un contesto tale che le permetta di funzionare nel miglior modo possibile. All'inizio di ciascun anno scolastico, il dirigente scolastico, con un apposito decreto, definisce la configurazione del GLO, che è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti siano presenti nel momento della riunione. Qui l'abbiamo detto, il PEI è elaborato e approvato dal GLO con la partecipazione dei genitori, con la partecipazione delle figure esterne e interne alla scuola, nonché con il supporto. Quindi non c'è l'obbligo della presenza dei sanitari. Se i sanitari in quel momento non possono essere presenti, sicuramente ci sarà un momento ulteriore, successivo, troveremo il modo per avere il contatto con loro. Il PEI individua gli obiettivi educativi e didattici, gli strumenti, le strategie e le modalità per realizzare un ambiente di apprendimento adeguato. Allora, qui ne abbiamo già parlato, il decreto interministeriale appunto presenta il nuovo modello di PEI, è articolato in quattro versioni, quindi va dalla scuola prima dell'infanzia alla secondaria di secondo grado. Riferisce sempre quello di cui abbiamo già detto prima, della logica dell'ICF e quindi dell'approccio biopsicosociale. Ecco, importante, continuo a ribadirlo, il principio della corresponsabilità educativa, che deve essere, uno lo dice, lo ribadisce, bisogna portarlo nelle nostre scuole, ribadirlo con i nostri colleghi, perché l'alunno con disabilità deve essere preso in carico dall'intero team o dal consiglio di classe. Altrimenti la relazione, il coinvolgimento, gli sforzi che magari può essere fatti per includere all'interno della classe potrebbero essere poi vanificati. Quindi è necessario assolutamente trovare il modo di relazionarci e di trovare la collaborazione con i colleghi. Allora, partiamo nell'esaminare questi modelli.
Allora, qui ho fatto un purpurì di modelli, questo è della scuola secondaria di primo grado, ma ci sarà poi quello per l'infanzia, cioè mettendo in evidenza dove c'erano delle differenze salienti. Allora, prima parte, di là dell'intestazione della scuola, ecco qua che si parla dell'accertamento della condizione di disabilità. Quindi questo verbale di accertamento dell'handicap, legge 104. Dopodiché dobbiamo indicare il profilo di funzionamento. Essendo un modulo, un modello nazionale, ovviamente è presente ancora anche la dicitura diagnosi funzionale e anche profilo dinamico funzionale, cosa che qui in Piemonte non è più in vigore da alcuni anni. Quindi noi qui abbiamo il profilo di funzionamento. Dopodiché c'è questa tabella dove viene evidenziato anche il PEI provvisorio. PEI provvisorio previsto esclusivamente per una prima certificazione. Quindi è previsto per l'anno successivo, quindi nel momento in cui l'alunno rientra in questo iter certificativo, a giugno si fa questo PEI provvisorio in vista dell'anno scolastico successivo. Nel passaggio tra i gradi di istruzione non deve essere redatto. C'è un passaggio di informazioni che deve esserci tra la scuola di provenienza e la scuola in cui verrà iscritto l'alunno, ma non deve essere fatto con questo modello, con questo strumento. Allora, dopodiché c'è la composizione del GLO. In questo decreto interministeriale 153, già da lì, subito da questa prima composizione, c'è già il posto anche della firma, perché come vi ho detto il PEI deve essere firmato nel momento della stesura del PEI definitivo e poi nel momento della verifica a fine anno. È stato qui indicato appunto da chi è composto, da chi partecipa e quindi tutti i nomi e anche specificare il titolo a cui partecipano al gruppo di lavoro operativo, la partecipazione degli studenti e poi, come vi dicevo, per quanto riguarda l'unità di valutazione multidisciplinare, se i sanitari, quindi il neuropsichiatra, è impossibilitato a partecipare, i contatti verranno mantenuti in un momento successivo. Allora, l'articolo 3 del comma 5, 6 e 7 che viene stato del decreto interministeriale 182 che è stato poi modificato con il 153, cosa mette in risalto? Allora, chi sono le figure professionali esterne alla scuola, no? Quindi possono essere appunto dei sanitari, possono essere rappresentanti del GIT territoriale. Per quanto riguarda le figure professionali all'interno, sono i docenti, che referenti per le attività dell'inclusione, docenti con incarico del gruppo di lavoro inclusione, che quindi supportano, vogliamo, anche la CAS. Il dirigente scolastico può autorizzare la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia e ha questa partecipazione ha un valore consultivo e non decisionale. Ecco qui che ho insegnato in rosso quello che variava dai due decreti. Allora, possono essere chiamati a partecipare anche altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti tipo medico, psicopedagogici, di orientamento, di assistenza specialistica, oltre che i collaboratori scolastici che ci aiutano per quanto riguarda l'assistenza di base. Quindi
educatori, tutor, psicopedagogisti, psicologo che fa parte dello sportello d'ascolto all'interno della scuola possono rientrare. Il GLO deve essere istituito con un apposito decreto. Gli incontri li avevamo già visti precedentemente. Quindi passiamo a vedere il quadro informativo. Questo quadro informativo, diciamo che è redatto a cura dei genitori o comunque da alcuni componenti del GLO e riguarda la situazione familiare e la descrizione dell'alunno con disabilità. Nella scuola secondaria di secondo grado vi è proprio anche uno specifico spazio dedicato allo studente, quindi alla descrizione di sé da parte dello studente. Allora, cosa serve? Ovviamente il PEI è un progetto, quindi è un progetto che è educativo e deve essere condiviso, ci deve essere un ascolto attivo delle parti, quindi la famiglia e parte in causa, è molto importante. Qui si cerca di condividere informazioni che riguardano il comportamento, le esperienze dell'alunno, del bambino, della bambina, dello studente. Il tutto deve essere impostato non su quello che manca, sulla disabilità, su ciò che non funziona, ma sulla persona. È necessario mettere in risalto i punti di forza, quali sono le specificità del carattere. Quindi questo deve essere uno spazio in cui la famiglia può proprio presentare a noi il proprio figlio. E quindi proprio perché non diventi soltanto un atto solo prettamente burocratico, no? Allora, si può chiedere a volte anche alla famiglia di effettuare questo soprattutto per la scuola dell'infanzia o magari per la scuola primaria nei primi anni, effettuare alla famiglia delle semplici osservazioni su delle attività che poi noi riproponiamo anche all'interno della scuola per vedere proprio com'è il funzionamento in contesti che sono completamente differenti. La descrizione può essere libera, oppure, che ne so, prendendo in considerazione anche delle griglie, una presentazione che direi che dovrebbe essere fatta sulle impressioni, no, fatte dai genitori nel presentare i propri figli. Ricordiamoci che noi abbiamo sempre di fronte una Laura, un Marco, un Luca, una Francesca e non un alunno con una disabilità. Quindi dobbiamo far proprio quello che ci dice la pedagogia dei genitori e quindi chiedere ai genitori di presentare i loro figli, vedendo quali sono gli aspetti positivi, negativi del loro carattere. L'osservazione quindi deve essere impostata non tanto su ciò che l'alunno sa fare o non sa fare, ma magari quello che gli permette, cioè quali sono gli aiuti che possono servire al bambino per poter fare. Allora, questo è, come vi dicevo, magari il fatto di prendere, di scegliere delle attività da proporre ai genitori in modo tale che poi si possa riprodurre la stessa attività anche all'interno della scuola, mettendo in risalto quali sono appunto i facilitatori, quindi che cos'è d'aiuto al bambino e che cos'è invece di ostacolo, no? In base alle dimensioni. A volte è possibile fare anche delle domande ai bambini, perché tutti possono parlare di se stessi, no? Magari in modalità differente, quindi con degli accompagnamenti. E pertanto, anche con degli emoticon, è possibile far dire a un bambino
quali sono le sue sensazioni, come se sta bene a scuola, se si diverte, se, che cosa gli piace fare, con chi piace giocare, quali sono i suoi giocattoli preferiti, che cosa lo rende felice oppure che cosa gli fa paura. Ecco, tutto questo rientra in questo aspetto informativo. Allora, forse c'è una domanda, poi eventualmente potremmo fare una pausa, che mi sembra, aspetti. Allora, allora, l'alunno della secondaria di primo grado, rispondo già a una prima domanda, non fa parte del gruppo di lavoro, soltanto gli studenti, avevo utilizzato questo termine che viene utilizzato prettamente per la scuola secondaria di secondo grado, partecipano agli incontri. Allora, se uno specialista, qui l'altra domanda è se oltre ai docenti, la famiglia, la neuropsichiatria infantile, può partecipare solo uno specialista autorizzato, anche se l'alunno è seguito da una rete più ampia. Ecco, già la risposta viene che essendoci una rete, ovviamente la rete partecipa. Molto probabilmente all'interno di questa rete ci sono gli educatori dell'ente locale, o magari educatori del servizio di neuropsichiatria infantile. Ecco, è ovvio che rientrano all'interno di questa, del gruppo di lavoro operativo, proprio per stabilire la progettazione, sempre con l'obiettivo del bene, del far sì che l'alunno stia bene all'interno della scuola e che ovviamente gli obiettivi siano comuni, soprattutto quelli di carattere educativo. Ricordandoci però che l'aspetto degli obiettivi didattici e valutativi sono di competenza dei docenti. Spero di aver risposto a queste due domande. Allora, facciamo una pausa di 5 minuti, quindi alle 16:20 riprendo, parlando appunto del profilo di funzionamento, che è poi la sezione successiva nella compilazione dei nuovi modelli di PEI.
giusto? Ok. Ecco. Allora, riprendiamo con la seconda carrellata. Quella del ho una domanda che è stata posta nel frattempo: se la psicomotricista e la logopedista possono partecipare in assenza della neuropsichiatria infantile, penso della neuropsichiatra, assolutamente sì, cioè anche loro sono proprio figure che comunque ci danno un aiuto anche o comunque nella stesura degli obiettivi che sono previsti per il ragazzo, per la bambina, il bambino, lo studente. Allora, profilo di funzionamento. Ecco, siamo arrivati alla sezione 2 del PEI. Quelli che sono appunto gli elementi desunti dal profilo. Quindi, che cos'è il profilo? Allora, il profilo di funzionamento è un documento che è propedeutico e necessario per predisporre il PEI e il progetto individuale. Avere appunto il profilo di funzionamento è necessario in primis avere anche un accertamento della condizione di disabilità. E dopodiché con il documento che mette in risalto il funzionamento della persona, noi possiamo poi predisporre la nostra programmazione. Il profilo di funzionamento è redatto con la collaborazione dei genitori, sempre. E anche per quanto riguarda il diritto di autodeterminazione dello studente, anche dello studente stesso, ma qui sto parlando degli studenti soprattutto della scuola secondaria di secondo grado, a meno che appunto siano disabilità, se vogliamo, lievi o comunque di alunni della secondaria di primo grado, ma comunque che riescano, no, ad esprimere le loro il livello di autodeterminazione. C'è la partecipazione, è richiesta anche la partecipazione del dirigente scolastico o di un docente specializzato sul sostegno didattico. Questo è quello che viene indicato nella normativa. Diciamo che soprattutto qui in Piemonte ci sono due momenti di stesura del profilo di funzionamento, no? Come vi avevo già indicato, una parte che è l'allegato B parte 1 di cui si occupa la sanità e l'allegato B parte 2 invece che si occupa l'unità multidisciplinare dove qui effettivamente rientra la scuola. Profilo di funzionamento che è data appunto dalla fusione di questi altri due documenti precedenti e che in molte regioni sono ancora presenti, diagnosi funzionale e profilo dinamico funzionale. Allora, qui vedete questa slide prese dalle linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva, no? Allora, qui che cosa abbiamo? Abbiamo che, quindi linee guida che riguardano la sanità. Allora, c'è un certificato medico diagnostico funzionale, no? E la famiglia con questo certificato fa domanda all'INPS. Dopodiché si riunirà una commissione medico-legale, la quale redigerà un verbale, se vogliamo, di accertamento dell'invalidità civile, cecità e sordità, che avrà poi dei benefici collegati, no? Quindi quella legge 102, e un verbale di accertamento della situazione di handicap, che tra i benefici collegati vi è proprio quello anche di avere il docente per le attività di sostegno all'interno della scuola, quindi legge 104. Con il verbale di accertamento della condizione di disabilità, la presenza dei genitori, l'unità di valutazione multidisciplinare, il dirigente o il docente per le attività di sostegno specializzato, dovrebbe esserci la redazione di questo profilo di funzionamento, che in questo momento diciamo che avviene un po' prima, ecco, però poi le linee guida darebbero queste indicazioni.
Anche qui ricordiamo che sono poi linee guida che dovrebbero riguardare l'intera nazione, mentre il discorso all'interno delle varie regioni è ancora un po' parcellizzato. Verbale di accertamento e profilo di funzionamento, cosa succede? I genitori appunto lo portano alla scuola e con questi due documenti il gruppo di lavoro operativo produce il piano educativo individualizzato. Con il profilo di funzionamento diciamo che i genitori possono far richiesta espressamente all'ente locale per avere il progetto individuale. Nel comune di Torino credo che questo documento non sia ancora attuato, ecco, del progetto individuale. Allora, vediamo, forse per rendere un pochino più semplice, spero. Allora, la diagnosi clinica viene rilasciata dall'ASL e come documento abbiamo quindi un certificato medico diagnostico. Con questo certificato medico si richiede all'INPS l'accertamento della condizione di disabilità e quindi il rilascio da parte di questa commissione di un verbale che di accertamento per ai fini dell'inclusione scolastica. Con la valutazione del funzionamento, quindi con l'unità di valutazione multidisciplinare, ci dovrebbe essere la stesura del profilo di funzionamento, nel nostro caso l'allegato B parte 2, ecco, questo per qui in Piemonte. Poi invece il gruppo di lavoro operativo redige il PEI. E per quanto riguarda il progetto individuale, deve essere richiesto espressamente dalla famiglia all'ente territoriale ed è necessita del profilo di funzionamento e del PEI stesso. Allora, per quanto riguarda la certificazione di disabilità, che cosa succede? Bisogna vedere quali sono le difficoltà. No? Cioè loro guardano quali sono le difficoltà che presenta il ragazzo. Allora, se le performance corrispondono, sono equivalenti alle capacità, quindi se tutto quello che l'alunno riesce a fare, magari anche senza strumenti, cioè quindi mette in evidenza quello che sono le sue capacità, sono buone, vuol dire che il ragazzo non, queste difficoltà sono assenti. Pertanto era quello che noi avevamo indicato la volta scorsa, che si tendeva a quel fatidico numero zero, no? Perché non erano presenti, non c'era bisogno di dare degli strumenti in più. Quindi performance uguale a capacità, il soggetto svolge le attività senza nessuna difficoltà e senza avere necessità di che gli vengano dati dei supporti o dei facilitatori. Se invece le difficoltà sussistono, queste possono essere di grado lieve, ricordate che avevamo messo quel numero 1, possono essere medie, quindi 2, gravi 3 oppure gravissime 4. Ovviamente questi prendono in considerazione quelle che sono considerate barriere facilitatori, quindi tutti i fattori ambientali, no? Che sono importantissimi ai fini dell'inclusione scolastica. Questo è il modello di profilo di funzionamento che noi vediamo oggi, quindi questa, diciamo che questa prima parte è quella che viene data alle famiglie dalla neuropsichiatria, perché è compilato dalla cura dei sanitari. Con questa prima parte qui la famiglia si rivolgerà all'INPS per poter effettivamente avere un verbale, dopodiché avremo l'allegato B parte 2 compilato dall'unità multidisciplinare, dove io qui ho inserito
nei vari elementi dell'ICF che corrispondono all'area dell'attività e partecipazione, che è quella di competenza propria della scuola, e vi ricordate dei vari capitoli, quelli che vanno poi a rientrare le dimensioni di cui parla il PEI, e quindi dove andiamo a recuperare o a inserire gli elementi essenziali. Quindi, per quanto riguarda l'apprendimento e l'applicazione delle conoscenze e i compiti, ovviamente noi faremo riferimento alla dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento. Per quanto riguarda la comunicazione, ovviamente la dimensione della comunicazione del linguaggio. Per la mobilità, cura della persona e la vita domestica, quello dell'autonomia e dell'orientamento. Per l'interazione e relazioni interpersonali e la vita sociale, ovviamente la dimensione delle relazioni. E per quanto riguarda l'area di vita principale, che per i nostri alunni sono ovviamente la scuola, la dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento. Attenzione che se voi andate a recuperare le linee guida della sanità, quelle che vi avevo illustrato nelle slide precedenti, loro li parlano di domini e non di dimensioni. Quindi il verbale di accertamento e il profilo di funzionamento, quando poi verrà utilizzato un modello nazionale, avremo questa discrepanza, se vogliamo, perché a livello sanitario si utilizzerà il termine dominio, mentre nel PEI abbiamo la dimensione. Ma direi che è abbastanza facile, no? L'apprendimento cognitivo, neurologico e dell'apprendimento, il dominio della comunicazione, comunicazione e linguaggio, relazione e autonomia personale e sociale, autonomia e orientamento. Allora, cosa si analizza dal profilo? Vabbè, per quanto riguarda la prima dimensione, è tutto quello che riguarda l'area del sé, il rapporto con gli altri e l'interazione con gli adulti. Per quanto riguarda l'aspetto linguistico, rendiamo in considerazione sia la competenza linguistica, quindi comprensione del linguaggio orale, produzione verbale, uso comunicativo del linguaggio e anche gli usi dei linguaggi alternativi, e poi invece anche la dimensione comunicazionale, cioè come comunichiamo, che tipo di modalità di comunicazione utilizziamo, quali sono i contenuti prevalenti, quali sono i mezzi privilegiati. Qui c'è tutta una serie di attività che possiamo andare ad agire. Per l'autonomia e l'orientamento si analizza ovviamente l'autonomia personale, sociale, poi l'aspetto, la dimensione motorio-prassica, quindi tutto quello che riguarda la motricità globale e fine, le prassie semplici e complesse, e la dimensione sensoriale in relazione alla funzione visiva, uditiva e tattile. Per la dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento, capacità ovviamente intellettive, mnesiche, l'organizzazione dello spazio e del tempo, quali sono le strategie che vengono utilizzate per risolvere problemi, la capacità di interagire e di, con gli altri, ma anche di integrare le competenze che si hanno in compiti, nella risoluzione anche di compiti autentici, gli stili cognitivi e poi tutto quello che riguarda la lettura, scrittura, calcolo, quindi tutto quello che rientra proprio nelle attività dell'apprendimento disciplinare. La sezione 3, raccordo con il progetto individuale. Come vi dicevo, è redatto solo su questo progetto, è redatto su esplicita richiesta all'ente locale da parte dei genitori. Quindi se siamo appunto nel comune di Torino, questo progetto individuale non c'è. Alcuni comuni più piccoli probabilmente ce l'hanno e quindi si va a indicare in questa sezione se è presente o meno e poi qual è la sintesi del suo contenuto.
prima di passare alla sezione 4 e 5 del PEI, sempre, non so se ci sono delle domande riferite a queste prime tre sezioni. Allora, il profilo di funzionamento in realtà in Piemonte c'è, come torno un attimo indietro perché così ve lo rifaccio vedere. Questo documento, come potete leggere, è della DGR, quindi una cosa regionale, che si riferisce a febbraio del 2010, quindi è presente da 13 anni. Diciamo che magari in vecchie certificazioni, forse che non erano state rinnovate, allora potrebbe esserci, ma come vedete io avevo proprio lasciato l'indicazione della DGR e come vedete è quello della Regione Piemonte. Pertanto, no, cioè, qui in Piemonte viene utilizzato il profilo di funzionamento. Allora, compiti autentici, che cosa si intende compiti autentici? Allora, dei compiti che siano calati nella realtà, quindi più possibile reali, cioè meno astratti possibili. Ecco, questi sono i compiti autentici. Un esempio che mi viene così, magari c'è un esempio invece di far calcolare il perimetro di un rettangolo, magari far misurare il perimetro della, cioè il contorno della, il perimetro di una stanza per poter mettere i zoccoletti per abbellire la stanza, ecco, quindi lo cagliamo su qualcosa che sia più tangibile per i ragazzi, i bambini, gli alunni. Allora, qui questa è una domanda che se c'è solo l'invalidità rilasciata non dalla neuropsichiatria infantile. Allora, la neuropsichiatria infantile rilascia un profilo, quindi rilascia questa documentazione qua, ok? Questa parte, l'allegato B, parte 1. Questa. L'accertamento dell'invalidità viene messo in evidenza dall'INPS, dalla medicina legale. Allora, l'invalidità di per sé fa riferimento a una legge 102 che può dar, diciamo, può permettere magari alla famiglia, da diritto, ecco, alla famiglia di poter beneficiare a volte anche di un assegno di studio, no? Fino alla maggiore età. E sul fatto di aver diritto dell'insegnante per le attività di sostegno, diciamo che è un po' ni, perché sicuramente il nostro ufficio scolastico regionale è molto attento sulle richieste, sui bisogni educativi e a dare effettivamente risorse per andare incontro alle esigenze della scuola. Però è anche vero che ad esempio l'ente locale, nel momento in cui noi richiediamo gli educatori per i progetti di assistenza specialistica, se non c'è il verbale di accertamento della disabilità non danno gli educatori, quindi non so, direi che qua come ufficio scolastico regionale vi dico sicuramente il direttore generale è molto attento e quindi dando anche posti in deroga alle scuole, credo che appunto voglia, il suo intento sia quello di andare incontro, no?
ad aiutare le istituzioni scolastiche per permettere la maggior inclusione possibile. È anche vero però che solo l'invalidità, per quanto riguarda invece il Comune di Torino, l'ente locale, sono molto più rigidi e quindi gli educatori sono solo se. Bisognerà capire, quindi bisogna prestare molta attenzione e chiedere alle famiglie proprio di richiederlo. Allora, il profilo di funzionamento è uguale al profilo descrittivo. Allora, il profilo di funzionamento, torno su perché, allora, il profilo di funzionamento è dato dalla diagnosi funzionale più il profilo dinamico funzionale. Se vogliamo possiamo mettere che la diagnosi funzionale, cioè la vecchia diagnosi funzionale, è quello che adesso è l'allegato B parte 1, cioè questa parte qui, io spero che voi vediate che sto andando avanti e indietro, questa parte qui che evidenziano le funzioni corporee, le strutture corporee che mettono in risalto quello che identifica la sanità. Mentre quello che è il profilo descrittivo di funzionamento, che era il vecchio profilo descrittivo di funzionamento, è l'allegato B parte 2. Quindi questa parte che riguarda l'area dell'attività e partecipazione, prendendo in considerazione gli elementi dell'ICF. Spero di aver risposto a queste domande. Allora, proseguo, visto che siamo solo la sezione 4 e 5, che la sezione del PEI ce ne sono ben almeno 10, quindi siamo a metà. Allora, arriviamo adesso, diciamo, un po' proprio nel clou. La sezione 4 che cos'è? Beh, la sezione 4 riguarda l'osservazione sotto un aspetto prettamente delle varie dimensioni, dove noi mettiamo in risalto come questa osservazione deve essere finalizzata a un cambiamento. L'osservazione è uno strumento fondamentale di conoscenza, proprio anche per conoscere e accompagnare l'alunno, che io a volte in queste slide parlo di ragazzo, studente e alunno, no? Però la persona, in tutte le sue dimensioni dello sviluppo. Noi dobbiamo sempre cercare di rispettare l'originalità della persona, ricordate quello di sentirsi accolti, mettere in risalto le potenzialità, essere in una posizione di ascolto, porci in una posizione di ascolto, empatia e rassicurazione. Quindi noi dobbiamo tendere verso il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità. Questo era già espresso nella legge 104. Allora, perché osservare? Vabbè, perché ovviamente per progettare degli interventi educativi è necessario partire proprio da qualcosa di concreto, quindi da un'osservazione. Quindi io progetto, dopodiché devo mettere in atto delle strategie, devo verificare il lavoro svolto per poi ritornare alla riprogettazione. Quindi io mi pongo un obiettivo, che è magari appunto un'azione educativa oppure un obiettivo didattico ben preciso. Dopodiché vado a scomporre questo obiettivo in, diciamo, sotto obiettivi, no? Cioè quindi in elementi che lo definiscono maggiormente, cioè in tappe intermedie che poi devono portare alla mia meta, no? Al mio obiettivo iniziale.
Dopodiché devo capire quali sono gli strumenti più idonei, quindi concretamente quali mezzi il ragazzo può utilizzare per raggiungere questo obiettivo. Dopodiché le varie procedure, cioè tutti i vari passaggi che porteranno al raggiungimento dell'obiettivo iniziale, gli accorgimenti che si dovranno attuare, che ovviamente saranno diversi a seconda della persona che abbiamo di fronte, no? E anche dal contesto, quindi lo stesso obiettivo in contesti differenti, con alunni diversi, in classi diverse, ovviamente le strategie saranno diverse. E poi sarà appunto mettere in risalto quello che abbiamo raggiunto, qual è il mio risultato finale, che dovrebbe coincidere ovviamente con l'obiettivo iniziale. Quindi questa è l'osservazione e perché farlo. Da dove partiamo? Noi prendiamo comunque come riferimento delle indicazioni, che sono delle indicazioni nazionali per il primo ciclo, quindi quelle del 2012, oppure i nuovi scenari del 2018, quelle relative al curriculum dell'educazione civica del 2019, le linee guida per i licei, le indicazioni nazionali per gli istituti tecnici, il profilo educativo, culturale e professionale per gli istituti professionali. Quindi noi partiamo da degli elementi, no? Che abbiamo. Osserviamo, questa è la sezione 4, quindi si deve osservare mettendo in risalto i punti di forza e le potenzialità. Diciamo, non deve essere un elenco di cose che non vanno, cioè, quindi nel decreto interministeriale 153 ti dice che sì, cioè anche le difficoltà vengono messe in risalto, ma comunque non è un elenco di dire non sa fare, ma si parte sempre dai punti di forza e da quello che sa fare. E diciamo che magari si può evidenziare quello che l'alunno sa fare da solo e quello che invece riesce a fare con l'aiuto, e indicando anche che tipo di aiuto, quindi mettendo in risalto la capacità e la performance. Allora, per quanto riguarda la dimensione della relazione, dell'interazione e della socializzazione, noi facciamo riferimento alla sfera affettivo-relazionale, come abbiamo detto. Si considera l'area del sé, il rapporto con gli altri, la motivazione verso la relazione consapevole, sia per quanto riguarda il gruppo dei pari che le interazioni con gli adulti, in base ovviamente ai contesti scolastici, e poi quello che riguarda il senso di autoefficacia, di autostima e motivazione. Quindi tutto quello che noi osserviamo in ambito scolastico lo vediamo, diciamo, qui alla nostra destra. Nel riquadro in blu. Che domande possiamo porci? Allora, anche qui le domande che ho messo in evidenza, che ho tratto da testi vari, e riguardano un po' tutti gli ordini di scuola, no? Quindi le domande che possiamo porci è se ad esempio il ragazzo mostra un legame particolare con alcune persone, se riesce a tollerare la frustrazione o l'errore dell'errore oppure del compito complesso, se è sensibile a premi concreti, a rinforzi sociali, a rinforzi intrinseci. Allora, tutte queste, come vedete, possono far riferimento a tutti gli ordini di scuola. Come interagisce con gli altri, se rispetta il turno, se partecipa a giochi sociali semplici oppure con regole. Allora, a questo punto c'è una comparazione, se vogliamo, tra quello che sono le dimensioni proprie appunto del decreto legislativo 66 e di quello che noi ci chiede il nostro PEI, e quello che invece era un tempo gli assi, ossia quelli che facevano riferimento al il DPR del 1994. Come vedete sono molto simili, alcuni
possono dire, ma come noi eravamo abituati all'ICF, a tutto il funzionamento, a parlare quindi di utilizzare dei codici alfanumerici, poi in realtà ricordiamoci che noi qui stiamo parlando di modelli nazionali, quindi in alcune regioni lavorano ancora con questi elementi, con i parametri, con gli assi, quindi fanno ancora riferimento al DPR del 94. E no, come qua invece che dal 2010 utilizzavamo dei registri differenti, proprio su che facevano riferimento alle funzioni mentali specifiche, alle interazioni interpersonali semplici oppure complesse, e andando oltre anche a quello che riguarda il coinvolgimento nel gioco, sull'attenzione, autostima, stile di attribuzione, senso di autoefficacia, motivazione e curiosità. La dimensione della comunicazione del linguaggio. Come abbiamo detto in precedenza, competenza linguistica, intesa come comprensione del linguaggio orale, produzione verbale e relativo uso comunicativo del linguaggio verbale o dei linguaggi alternativi integrativi. Si considera anche l'aspetto comunicazionale, come ovviamente non è possibile non comunicare. Quindi, parafrasando Vaslavic, quindi in ambito scolastico noi che cosa osserviamo? Vabbè, le forme della comunicazione, le funzioni della comunicazione, elementi specifici che vengono utilizzati, i contesti, la comprensione del linguaggio orale, produzione verbale e via discorrendo. Ok? Che domande possiamo farci per poter rispondere, no, e compilare questa sezione? Comprende le richieste semplici, complesse, comprende concetti concreti, astratti, sociali, giochi di parole, le metafore, gli scherzi, indica ciò che vuole, cosa comunica, usa linguaggi alternativi, tipo la lingua dei segni, oppure un comunicatore? Anche qui sempre un parallelismo, se vogliamo, tra dimensioni, assi e elementi dell'ICF. Autonomia e orientamento. Quindi, autonomia della persona e autonomia sociale. Dimensioni motorio-prassiche, quindi motricità globale fine, prassie, e aspetti sensoriali. Le osservazioni in ambito scolastico, ovviamente, come si orienta all'interno della scuola, se ci sono delle limitazioni oppure delle imitazioni visuomotorie, com'è l'abilità di motricità fine e di motricità grossomotoria, l'orientamento spazio-temporale e tutte le attenzioni che possono essere quelle visiva, uditiva, tattile, la comprensione ed esecuzione di richieste semplici e complesse e autonomie personali e di movimento. Allora, come si muove nello spazio, come vengono utilizzati i materiali, sa orientarsi all'interno della scuola, all'interno del gruppo, utilizza i canali sensoriali in un modo particolare, ci sono elementi rilevanti e potenzialità nella funzionalità visiva, uditiva e tattile, ha una buona manualità fine, una buona coordinazione, possiede autonomie personali. Ecco, tutte queste sono domande stimolo, cioè non è che debbano essere compilate, cioè queste sono soltanto per darci degli input nella compilazione di questa parte, del PE, di questa sezione. Per quanto riguarda la dimensione cognitiva neuropsicologica dell'apprendimento, noi facciamo riferimento alle capacità mnesiche, quindi memoria breve a medio e lungo termine, le capacità intellettive, al livello di sviluppo raggiunto per quanto riguarda le strategie utilizzate per la risoluzione di compiti, che sono poi propri della fascia d'età, gli stili cognitivi,
la capacità magari di interagire nelle varie attraverso le varie competenze in compiti differenti. E poi le competenze di lettura, scrittura, calcolo e decodifica testo. Queste le osservazioni che noi possiamo fare in ambito scolastico. E che domande ci possiamo porre? Magari il tempo di concentrazione. Quanto riesce a concentrarsi in un compito, in un gioco, in modo spontaneo, magari invece attraverso un aiuto, per quanto tempo svolge le attività senza una supervisione, quali strategie lo aiutano ad essere autonomo, schema, mappe, riesce a focalizzare l'attenzione sulle attività importanti? Quali strumenti ha bisogno per organizzare il banco, lo zaino, il materiale, le verifiche? Che tipo di astrazione, livello di astrazione ha? Qual è il suo stile cognitivo? Ciascuno di noi ha un proprio stile cognitivo, quindi riuscire a capire qual è quello dell'alunno che abbiamo di fronte è importantissimo, perché così possiamo andare a incrementare e ad agire su di esso. Ma non è importante soltanto per l'alunno con disabilità, questo capire lo stile cognitivo è importante per tutti gli alunni. Quindi questa è una cosa che riguarda proprio come anche l'UDL, cioè riguarda proprio creare un ambiente inclusivo per tutti. Indicare poi il livello di lettura, scrittura, calcolo e comprensione dei testi orali e scritti. Sempre il nostro parallelismo. E qua, vabbè, c'erano degli esempi di compilazione che qui ho preso uno dove venivano evidenziati punti di forza e di debolezza in maniera quasi forma di elenco, ma altri invece avevano compilato queste parti in maniera molto più discorsiva. Allora, nella sezione 5, cosa andiamo a mettere in risalto? Vabbè, elaboriamo ovviamente gli interventi educativi realizzando gli obiettivi specifici. Si tratta di interventi trasversali. Per sviluppare le capacità, le abilità e le potenzialità del nostro alunno. Questi obiettivi vengono specificati mettendo in risalto anche gli esiti attesi, quindi nella prima parte. Tutti gli interventi educativi, didattici, metodologici, le strategie, gli strumenti che pensiamo di utilizzare. E poi anche che tipo di verifiche fare. Attenzione, queste verifiche non sono presenti nella scuola dell'infanzia, quindi nel modello della scuola dell'infanzia questa casella non c'è. Perché? Perché nella scuola dell'infanzia noi parliamo di campi di esperienza e questi campi di esperienza ovviamente si intrecciano, no, in tutti i percorsi educativi, quindi non sono percorsi didattici che caratterizzano determinate discipline. Pertanto diciamo che nella scuola dell'infanzia, come dicono appunto le indicazioni nazionali e nuovi scenari, la centralità di ogni soggetto nel processo di crescita è favorita dal contesto educativo. Quindi proprio questi campi di esperienza sono visti come contesti culturali e pratici che amplificano l'esperienza dei bambini grazie all'incontro con tutti gli strumenti che sono a loro disposizione, immagini, parole, rilanci, quindi che vengono promossi dall'insegnante. Okay? Quindi nel modello di PEI per la scuola dell'infanzia non c'è quella parte.
Quindi anche qua c'era una serie di esempi, ma sono esattamente così. Direi di andare oltre perché altrimenti... allora, per quanto riguarda, ecco, questo potrebbe essere, per quanto riguarda la verifica, essa potrà essere fatta prendendo in considerazione le quattro dimensioni in modo distinto oppure in modo generalizzato, e quindi questo richiede, cioè, è indicato che è possibile farlo in questo modo. Ci sono, allora, qui avevo un'altra domanda. Allora, l'allegato B, parte 2 del profilo di funzionamento va compilato ogni anno? Allora, no, no, sarebbe buona cosa, magari se si riuscisse a compilarlo al passaggio di un ordine di scuola successivo. Sicuramente deve essere compilato nel momento in cui c'è la stesura di un nuovo profilo di funzionamento, perché magari c'è appunto un rinnovo, ok? Quindi in quel momento lì deve essere compilato, altrimenti no. Ci sono domande? Sto aspettando dalla regia, qui no, nessuna. Ormai è tutto soporifero. Sì, persone ormai sono arrivata. Domande stimolo. Ma non credo. Comunque, andiamo avanti, magari le domande saranno dopo. Allora, sezione 6 e 7 del PEI. Tutto quello che riguarda il contesto, barriere e facilitatori, riflessioni sul contesto per creare proprio un ambiente inclusivo. Ovviamente ambiente inclusivo che serve a tutta la classe. Ricordiamoci che per quanto riguarda il contesto, noi dobbiamo prendere in considerazione l'ambiente fisico, che forse è quello più semplice, se vogliamo, no? Perché che ci viene subito da pensare, perché magari la luminosità, la grandezza dell'aula, le barriere architettoniche, le attrezzature che ci possono essere di supporto per l'apprendimento. Quello che è importantissimo invece è l'ambiente sociale, le relazioni tra insegnanti e gli altri adulti di riferimento, il gruppo dei pari. Quindi questo è importantissimo, come agire per migliorarlo, perché questo può essere una barriera, ma dobbiamo fare in modo che diventi un facilitatore, perché senza le interazioni e le relazioni diventa difficile l'inclusione. E poi quelli che sono gli atteggiamenti. Allora, un atteggiamento di accettazione, quindi di accoglienza, di sentirsi accolti, e l'atteggiamento che invece noi possiamo avere di rifiuto e emarginazione. Ecco, queste devono, qui vengono messe in evidenza queste osservazioni sul contesto. Quindi importanza particolare, prestare una particolare attenzione agli atteggiamenti. Poi, allora, noi dobbiamo ricordarci che la scuola è una scuola inclusiva, le leggi, la normativa ci dicono che la scuola italiana deve essere inclusiva, tutti quanti devono essere portati al massimo, no? Delle loro potenzialità per raggiungimento del successo formativo. Quindi una scuola che in fondo risponde a tutte le esigenze. Quindi nel momento in cui noi facciamo questa osservazione sul contesto, in riferimento a un alunno con una fragilità, noi in realtà andiamo a lavorare per l'inclusione di tutti
tutti gli altri alunni della classe. Quindi noi dobbiamo potenziare quei facilitatori che ci permettono di rimuovere le barriere o che perlomeno le riducano. Sono dei facilitatori che non sono prettamente rivolti a un individuo, ma sono dei facilitatori universali. No? Quindi dobbiamo creare degli ambienti inclusivi. Quindi come viene anche indicato dalla progettazione universale ed inclusione, su cui appunto l'ONU stesso, no, mette in risalto nel convegno sui diritti delle persone con disabilità del 2006. Quindi realizzazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili e accessibili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile. In questo modo, ovviamente, cioè, non c'è bisogno di effettuare poi degli adattamenti molto più specialistici, molto più specializzati. Quindi, negli ambienti di apprendimento, pertanto, la diversità individuale, attenzione, deve diventare la regola, se vogliamo, non più l'eccezione. Quindi noi dovremmo progettare le nostre classi pensando all'accoglienza, all'inclusione di chi ha delle fragilità. Quindi considerare sempre quali sono le variabili e non invece prendere in considerazione un apprendimento standard e da lì poi trovare degli aggiustamenti. Allora, cosa si può fare? Vabbè, prima di tutto noi abbiamo la possibilità, perché i programmi, la legge ce lo permette, di utilizzare una didattica flessibile, volta ad adattare ogni attività didattica secondo le esigenze di ciascuno. Però ovviamente non è, evitando pertanto di fare un'unica proposta per tutta la classe. E poi svolgere delle proposte che siano ridondanti e plurali, cioè che delle attività didattiche che vadano a colpire canali comunicativi diversi. In questo modo andranno a colpire stili cognitivi di apprendimento differenti. In questo modo, ovviamente, un contesto di apprendimento che sia flessibile e nello stesso tempo anche ridondante non esclude, ovviamente, anche la necessità che ci siano degli interventi personalizzati, qualora siano necessari, ma sicuramente riduce, se vogliamo, l'utilizzo di strumenti compensativi o comunque va incontro in maniera molto più allargata alle esigenze di una platea più ampia, che sono appunto i nostri alunni. Allora, come individuare, no, questi facilitatori universali in ambito scolastico? L'UNESCO fornisce, okay, se vogliamo, degli strumenti di autoanalisi. E quindi, come possono gli insegnanti rivedere le loro pratiche? Allora, dobbiamo porci delle domande. Queste domande, ovviamente, sto parlando di tutti gli insegnanti in questo momento. Allora, prima di tutto pensare se l'insegnamento è programmato pensando a tutti gli studenti, cioè io mi rivolgo a tutti, cioè domani vado in questa classe e ho ben presente chi ho di fronte. Le mie lezioni incoraggiano la partecipazione degli alunni? Già soltanto il fatto di chiamare per nome i ragazzi
ragazzi è già un modo di farli sentire parte, cioè che se noi siamo attenti, che sappiamo a chi ci stiamo rivolgendo, cioè non è una banalità, però è importante questo, Gli studenti sono coinvolti nel loro processo di apprendimento, quindi incoraggia questo, l'ambiente scolastico incoraggia anche un apprendimento autonomo? È possibile, non so, applicare la flipped classroom all'interno delle nostre classi? Sono incoraggiati gli studenti a sostenersi reciprocamente nel processo di apprendimento? Come sono i banchi? C'è, è previsto il lavoro in coppia, quindi il peer-to-peer, il peer-tutoring, gli studenti si aiutano, accettiamo che si aiutino? Viene fornito un supporto quando gli studenti vivono situazioni di difficoltà? Quindi i ragazzi hanno una figura a cui rivolgersi e sono in grado di chiedere aiuto? Le nostre classi molto spesso sono molto mosse, no? Cioè, c'è il problema a volte di mantenere la disciplina, ma questa disciplina, cioè in classe, si basa sul reciproco rispetto? Quindi esistono regole, si sono fissate delle regole per quando parlare, quando ascoltare, cioè questa capacità di ascolto. Siamo in grado anche noi di ascoltare? Che ovviamente è porci in una posizione differente che soltanto di sentire. Gli studenti percepiscono le regole come eque e appropriate, ce le fanno proprie? Il bullismo all'interno della scuola, della classe, viene contrastato? Come? Cioè, c'è la possibilità di agire? Poi gli studenti possono contare su persone di riferimento con cui poter parlare quando sono preoccupati o turbati. E poi la valutazione. Ecco, questa valutazione contribuisce effettivamente al successo formativo di tutti gli studenti? E queste sono le analisi, no? C'è un'autoanalisi che noi docenti dobbiamo farci nel momento in cui iniziamo a pensare alla programmazione delle nostre attività per il giorno seguente, quindi come fare. Allora, valorizzare, quindi la parola d'ordine è proprio, se vogliamo, valorizzare sia quello che sono le esperienze e le conoscenze degli alunni, attuare degli interventi che non siano rivolte solo alla diversità, ma che devono diventare, appunto, perché altrimenti in questo modo andiamo ad incrementare la disuguaglianza, ma devono essere degli interventi che siano rivolti alla classe, a più alunni possibili. Incoraggiare assolutamente l'apprendimento collaborativo, promuovere la consapevolezza dei propri modi di apprendere, capire come apprendo, che non è così facile, quindi anche imparare ad apprendere, capire qual è il nostro stile di apprendimento e magari cercare di attivare la realizzazione di laboratori all'interno della scuola, no? Quindi per rendere più operativo le discipline proposte. Allora, nella sezione 7 sono invece evidenziati gli interventi, cioè cosa vado a fare dopo che ho osservato il contesto, cosa vado a fare per incrementare gli elementi facilitanti che ci possono essere e cosa vado a fare per ridurre invece le barriere. Quindi cosa si intende, come intendo attivare, no? Agire per rimuovere le barriere individuate o comunque ridurne gli effetti, e come valorizzare invece i facilitatori. Questo
Allora, prima di passare all'ultima tranche di sezioni, rispondo ad alcune domande sperando. Allora, nei modelli di PEI sono tutti uguali o variano? I modelli variano per ogni ordine di scuola. Quindi c'è un modello per la scuola dell'infanzia, una della primaria, della secondaria di primo grado e della secondaria di secondo grado. Sono differenti. Le parti che vi ho messo in risalto adesso sono comuni, a parte quello di verifica che vi ho detto prima, che nella scuola dell'infanzia ovviamente non è presente. Allora, come si fa a valutare un alunno con la sindrome di Dravet alle medie? Allora, qui andiamo un po' troppo nello specifico. Noi possiamo valutare, cioè gli obiettivi del PEI, soprattutto nella scuola secondaria di primo grado, possono essere anche molto diversi, chiamiamola differenziati, rispetto a quelli che sono rivolti alla classe. Noi abbiamo, cioè perché poi la valutazione viene fatta in base agli obiettivi che noi abbiamo indicato nel PEI. Quindi, come fare? Questo, cioè, dobbiamo vedere come consiglio di classe quali obiettivi prendere in considerazione. Magari non si può mettere in risalto tutte le discipline, anche se magari raggruppare, ma cioè, per ogni disciplina, anche soltanto un riferimento, no, minimo, io credo che si riesca a trovare. Diventa difficile se rimaniamo ancorati al fatto di avere una valutazione similare a quello che viene fatta per tutti gli alunni della classe. Quindi valutare in maniera molto personalizzata. Nella scuola secondaria di primo grado, cioè fino, ecco, mettiamo così, fino alla scuola secondaria di primo grado, questo è fattibile, in tutti i modi possibili. Attenzione che con il nuovo decreto interministeriale 153 è stata abolita la parola esonero, quindi non si può esonerare un alunno da delle discipline. Si possono trovare delle modalità di aggancio, chiamiamolo così, anche molto differenti da quelle che sono proprie della disciplina. Poi, come creare ambienti inclusivi per alunni DOP difficili da trattare e con i quali è più difficoltoso rapportarsi, gestire? Allora, qui, come vi dicevo, qui stiamo, se si va su disturbi oppositivi provocatori, allora, non ci sono delle ricette, cioè bisogna veramente lavorare in equipe, ok? Come rapportarsi? Sicuramente ci sarà poi gli incontri con la dottoressa Veneziani, che quindi lei è l'esperta e io non, quindi vi potrà dare dei suggerimenti maggiori. L'osservazione, bisogna partire dall'osservazione, cercare di prevenire. Quindi, nel momento in cui si crea una situazione di grande disagio nell'alunno, sicuramente si possono creare degli scontri, no? Quindi che cos'è che ha portato a quel momento? Ecco per cui l'osservazione è importantissima. Creare? Scusate che stavo... quindi capire che cosa può causare una situazione di rischio, no? Quindi nel momento in cui ci sono... cioè non raggiungere quel momento, prevenirlo, riuscire a cercare di prevenire, perché poi dopo l'azione, nel momento in cui c'è la situazione... di crisi,
la gestione diventa difficile e diventa, se vogliamo, a volte pericolosa per l'alunno, per gli insegnanti, per i compagni. Quindi capire, c'è sempre un momento in cui che può scatenare. Sicuramente con un disturbo oppositivo provocatorio fare muro contro muro diventa, cioè non si va molto lontani, ecco, su questo sicuro. E riuscire a gestire la propria emotività, questo è un lavoro che dobbiamo fare su noi stessi. Tutto quello che noi sentiamo lo trasmettiamo. Quindi se noi abbiamo paura di una situazione, viene percepita. Perciò lavorare e sapere di avere un'equipe intorno, il gruppo, i colleghi, ovviamente aiuta. Quindi questo, però tutto il non detto comunque passa. Non si può non comunicare. Anche il silenzio è una forma di comunicazione, pertanto viene percepita. Allora, consigli per essere inclusivi per l'intera classe? Vabbè, penso di aver risposto, perché mettendo in evidenza gli elementi, quello appunto di utilizzare strumenti che possano andar bene per tutti, una didattica flessibile, utilizzare stili di insegnamento differenti, incoraggiare l'apprendimento collaborativo, cioè quindi tutti questi elementi direi che sono elementi per essere inclusivi per tutti, no? Direi, visto che abbiamo una mezz'ora scarsa, passo a fare queste ultime sezioni. Allora, la sezione 8 è quella della progettazione, se noi vogliamo, proprio riferita alle varie discipline. Noi dovremmo progettare per competenze, quindi pensare in termini di competenze, non tanto di, soprattutto per quanto riguarda la scuola del primo ciclo, quindi fino alla secondaria di primo grado. Quindi, e non pensare soltanto quali sono gli obiettivi della nostra disciplina, cioè gli obiettivi, cioè qui non ci sono più la programmazione, siamo passati a uno stadio superiore. Ma quindi come fare? Vabbè, identificare i traguardi che vengono determinati appunto dalle varie indicazioni o dalle linee guida, stabilire gli obiettivi generali di apprendimento, trasformare questi obiettivi generali in obiettivi specifici, quindi dal generale allo specifico, quindi sotto gli obiettivi dell'apprendimento, e poi formulare proprio operativamente questi obiettivi specifici, cioè noi che cosa? Utilizzare dei verbi specifici, che ripeto, che abbiano proprio un significato ben definito, che vi mostro. Allora, questi verbi che di solito vengono utilizzati in modo anche all'infinito, per quanto riguarda i processi che riguardano l'interpretazione del compito, sono questi qui, tipo cogliere, identificare, individuare, localizzare, riconoscere, scegliere, selezionare. Come vedete, vanno sempre più in crescendo, no? Anche per quanto riguarda la loro complessità. Quello che richiede una selezione ovviamente è differente da quello che può essere il cogliere un elemento chiave, no? Oppure addirittura l'identificare determinati dati. Per quanto riguarda invece tutto quello che riguarda l'azione nell'affrontare il compito, quindi analizzare, attribuire, calcolare, classificare, fino ad arrivare alla progettazione, quindi a progettare soluzioni,
a rappresentare graficamente determinati contenuti, riassumere, cosa difficilissima comunque, e via, questi sono messi tutti in ordine alfabetico, come avete potuto notare. Per quanto riguarda l'autoregolazione dell'allievo, e quindi nell'affrontare i compiti in situazione problematica, qui abbiamo l'argomentare, chiarificare, criticare, difendere, motivare, trovare errori. Quindi, questa sezione 8, dove noi andiamo a mettere in evidenza gli obiettivi specifici per le nostre discipline, devono avere in precedenza questa struttura, cioè questa analisi, no? E come vi dicevo, risente questa sezione dei diversi ordinamenti, quindi per quanto riguarda il modello destinato alla scuola dell'infanzia è prevista la descrizione degli interventi di personalizzazione per quanto riguarda i campi di esperienza. Nella scuola primaria la progettazione articolata per discipline prevede una valutazione spesso attraverso giudizi descrittivi. Quindi qui possiamo poi andare poi a far riferimento anche poi alle schede di valutazione che sono riferiti a determinati obiettivi poi per la scuola primaria. Per la scuola secondaria di primo grado è articolata per discipline, e ovviamente c'è anche l'indicazione delle modalità di valutazione rispetto alle discipline. Quindi, come potete notare, qui è indicata la modalità di valutazione, pertanto può essere anche molto diversa. Per la scuola secondaria di secondo grado, quindi oltre alla progettazione per discipline e insegnamenti e alle indicazioni di modalità di valutazione, si prevedono anche delle considerazioni in merito alla validità del titolo di studio nella secondaria di secondo grado. Ricordatevi che è qui che si fanno delle distinzioni. E per quanto riguarda gli ultimi 3 anni di corso, la progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Quindi sono messi in risalto questi elementi. Quindi nella scuola dell'infanzia si cercano di fornire le indicazioni per descrivere come la programmazione personalizzata si integra con quella della sezione. Vengono descritti anche gli eventuali adattamenti utili a livello generale oppure per specifiche attività, e poi si illustra anche come viene utilizzata la risorsa del sostegno didattico e quali azioni vengono attuate quando è in assenza non c'è l'insegnante per le attività di sostegno. Scuola primaria, abbiamo qui già la progettazione disciplinare, no? Quindi un aspetto in più rispetto a quella della alla scuola dell'infanzia. Quindi si definiscono le personalizzazioni necessarie, mettendo in risalto anche le modalità di verifica da adottare. Allora, bisogna chiarire bene quali sono gli obiettivi di apprendimento e anche sui quali ovviamente si andrà a far riferimento alla nostra valutazione. Allora, il GLO ha la facoltà di decidere se è opportuno indicare la personalizzazione di tutti gli obiettivi previsti per la classe oppure di sceglierne solo alcuno. O anche di indicare magari dei macro contenuti o di effettuare poi dei rimandi con quelli della progettazione degli insegnanti, oppure se è preferibile indicare proprio delle personalizzazioni disciplinari utili proprio per quel ragazzo.
Diciamo che le differenze rispetto alla progettazione della classe non sono rilevanti, a meno che non ci troviamo nella scuola secondaria di secondo grado. Noi comunque nel PEI possiamo progettare e personalizzare in modo anche molto diverso da quello che viene fatto per la classe. Tutti gli obiettivi disciplinari previsti, e i risultati attesi, i relativi criteri di valutazione devono essere rivolti a livello individuale, su quel ragazzo. Quindi su questa programmazione è personale e individualizzata, proprio ed esclusivamente per quella persona. Allora, personalizzazioni. Allora, cosa sono alcune forme di personalizzazioni che poi in realtà abbiamo anche già visto, no? Per quanto riguarda, se vogliamo, i bisogni educativi speciali, quando si parlava dei disturbi di apprendimento, degli altri bisogni educativi speciali. Vabbè, magari la possibilità di assegnare tempi più lunghi, la riduzione di un numero di item oppure la dimensione delle verifiche, gli adattamenti delle prove, magari fare dei colloqui anziché prove scritte, domande chiuse anziché aperte, ricorso a interventi di assistenza oppure a supporti di vari tipi, più o meno che sono precisi per raggiungere un determinato obiettivo, un determinato esito. L'uso di strumenti compensativi. Trovare dei sistemi di compensazione tra modalità diverse di verifica, quindi magari tra lo scritto e l'orale. O tra una prova strutturata e una non strutturata. Cioè, queste sono tutte delle personalizzazioni che in realtà rientrano anche negli strumenti che vengono dati nel momento in cui facciamo dei piani didattici personalizzati. Allora, per quanto riguarda allora, la valutazione, dobbiamo pensare che la valutazione deve essere rivolta in un'ottica di miglioramento, quindi dobbiamo sempre pensare al superamento di certi limiti, al superamento di difficoltà e di barriere, no? Quindi non soffermarci su quello che non si è arrivato a fare. E quindi cercare proprio di andare oltre. Per quanto riguarda, così andiamo un pochino più nello specifico, per il primo grado, come vi dicevo, noi possiamo stabilire per ogni disciplina una progettazione didattica che è similare a quella della classe, quindi dove magari io posso utilizzare anche soltanto, avere la stessa progettazione didattica utilizzando delle personalizzazioni. In questo caso lo vado ad aggiungere nel punto A. Oppure ci possono essere delle progettazioni didattiche che sono proprio molto personalizzate, quindi con obiettivi differenti e che necessitano di strategie e metodologie didattiche di un certo tipo, e a questo punto vado a inserire anche le modalità di verifica e i criteri di valutazione, quindi nella compilazione delle mie sezioni. Per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado, ovviamente il discorso è differente. È differente perché? Perché qui facciamo riferimento a una progettazione didattica nella quale si applicano gli stessi criteri relativi alle varie discipline
per tutta la classe, quindi con gli stessi criteri di valutazione, oppure una progettazione didattica dove sono permesse delle personalizzazioni, dove però la valutazione deve essere fatta in modo attraverso delle verifiche equipollenti, quindi che abbiano lo stesso valore degli altri. E poi, che vedete appunto qua con verifiche identiche o equipollenti, che hanno lo stesso valore, quindi qui una progettazione personalizzata. Poi invece ci può essere un percorso didattico differenziato. Ecco, quello che io vi dicevo, che fino a tutto il primo ciclo questa distinzione poteva essere fatta, ma non portava a nessuna diversificazione del titolo, nella scuola secondaria di secondo grado ovviamente questo invece porta a una diversificazione, perché se l'alunno segue la progettazione A o B avrà ovviamente il riconoscimento del titolo di studio. Se segue un percorso didattico differenziato, quindi quella che viene indicata con un percorso C, in questo caso il titolo di studio non può essere rilasciato, quindi il titolo di Stato, viene rilasciato un attestato formativo di formazione, dei crediti formativi. Attenzione, che basta che soltanto in una disciplina ci sia una differenziazione didattica perché il titolo non sia valido. Quindi basta anche solo una disciplina. Questa di differenziazione non vuol dire essere esonerati. L'esonero non esiste. Quindi non c'è un esonero da una materia. C'è il fatto magari di avere invece obiettivi molto diversi da quelli che sono quelli della classe. Ok. Allora, quindi obiettivi didattici nettamente diversi da quelli disciplinari della classe, per cui quindi le modalità di verifica usate abitualmente risultano di difficile applicazione, è necessario pertanto mettere delle verifiche specifiche. Se invece sono analoghi o sostanzialmente riconducibili, diciamo che anche le verifiche utilizzate possono essere molto similari a quelle rivolte a tutto il resto della classe, magari si devono utilizzare soltanto dei processi di esposizione o produzione differenti. Allora, le modalità di verifica devono ovviamente essere effettuate fondandosi su un criterio di equità, in modo tale che ovviamente la valutazione globale degli apprendimenti disciplinari non sia compromessa, no? Quindi dobbiamo ridurre le barriere e dare degli strumenti adeguati. E anche l'attribuzione dei voti numerici è necessario che siano personalizzati e non devono essere penalizzanti o discriminanti. Allora, ripeto che per conseguire il diploma lo studente deve seguire un percorso di studi che, anche se personalizzato, sia sostanzialmente riconducibile a quello previsto per l'indirizzo di studi frequentato, e sostenere in tutte le discipline prove di verifica ritenute equipollenti, ossia dello stesso valore di quelle somministrate alla classe. Se ci sono invece delle riduzioni anche in una sola disciplina, diciamo che si ha quindi una progettazione didattica che viene chiamata, lo chiama proprio differenziata, e quindi e alla fine del percorso si avrà quindi il rilascio di un attestato dei crediti formativi e non del diploma.
Le decisioni ovviamente sono di competenza del consiglio di classe e non del GLO per quanto riguarda sia i percorsi disciplinari che l'equipollenza delle prove, sia della validità delle prove di verifica. E questo è il modello riassuntivo che esiste c'è solo nella scuola secondaria di secondo grado, quindi viene diciamo riassunto anche in questa sezione. Ho semplificato anche in questo modo visivo, dove appunto abbiamo, quindi chiamiamolo un percorso dinario, un percorso personalizzato con prove equipollenti e un percorso differenziato, dove, come si era già detto in precedenza, è possibile passare da un percorso differenziato a un percorso personalizzato con il superamento di prove integrative relative alle discipline e agli anni di corso durante i quali era stato seguito una programmazione differenziata, nel caso in cui il consiglio di classe avesse dato un parere contrario. Mentre se il consiglio di classe ha dato parere favorevole a questo passaggio da un percorso differenziato a un percorso personalizzato, questo avviene senza il previo superamento di prove integrative. Questa è un'altra cosa, una novità, se vogliamo, anche messa in evidenza da questo decreto interministeriale 153. Questa sezione 8.3 è anche questa solo per la scuola secondaria di secondo grado, perché riguarda i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, quindi se viene svolto un percorso di tipo aziendale, scolastico o un'altra tipologia di percorso, no? Quindi deve essere compilato questa sezione, che è molto importante, perché noi, cioè proprio nella scuola secondaria di secondo grado, è la scuola che porta l'alunno, cioè lo studente, l'allievo, nel mondo degli adulti. Quindi quel pensami adulto che magari negli ordini di scuola precedenti sono un po', vogliamo, sottovalutati, qui invece deve essere e viene preso, cioè è un po' il fulcro, no? Di cui si deve fare e pensare la programmazione. E quindi anche perché si deve pensare che soprattutto la transizione dalla scuola alla vita lavorativa cosa porta? Porta comunque ad accrescere delle chance nel ragazzo di ottenere ovviamente un lavoro adeguato, quindi questa progettazione di un percorso di orientamento è molto importante. Ovviamente anche il fatto di collegare gli interessi, i desideri, le motivazioni, competenze e capacità nel mondo lavorativo accresce tantissimo l'autonomia, la motivazione, l'autopercezione, la sicurezza di sé, e poi proprio crea una situazione vincente. Quindi è necessario che effettivamente questa sezione e questi sia compilata proprio in un modo pensando al futuro del ragazzo, no? Qui, vabbè, è sempre riferita per la scuola secondaria di secondo grado, che è la progettazione del percorso, no? Quindi si mettono in risalto gli obiettivi di competenza, la tipologia del contesto con le indicazioni delle barriere dei facilitatori, che attività vengono fatte, quindi incontri con esperti, visite aziendali, impresa formativa, project work, poi il monitoraggio e il coinvolgimento della rete, dei servizi territoriali e anche le osservazioni fatte dallo studente e dalla studentessa.
Abbiamo superato la sezione 8, quella relativa alla progettazione, e arriviamo a quella che è l'organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse, di nuovo uguale per tutti gli ordini di scuola, dove viene indicata la tabella oraria settimanale, che io qui non ho inserito, ma comunque. Dopodiché ci sono una serie di domande alle quali bisogna rispondere, tra cui quella se l'alunno frequenta un orario ridotto. Allora, la riduzione dell'orario deve essere eventualmente richiesta su richiesta esplicita della famiglia e degli specialisti sanitari. Attenzione, non può essere la scuola a proporre una riduzione oraria esplicita alla famiglia, perché altrimenti va incontro ad aspetti anticostituzionali. Abbiamo detto che la scuola è aperta a tutti, che tutti hanno il diritto all'istruzione, e quindi poi diventa complicato dover dire come scuola a una famiglia facciamo un orario ridotto. È la famiglia che deve richiederlo, su richiesta della famiglia e degli specialisti, ovviamente in accordo con la scuola, no? Quindi vengono anche indicate, devono essere indicate anche le motivazioni. Scusate. Poi anche viene chiesto se è sempre nel gruppo classe oppure no. Ecco, anche qui è ovvio, qui è tutta una questione molto personale, cioè ogni caso è a sé. L'unica cosa che mi sento di dire, attenzione a non ricreare, magari effettuando dei laboratori così, delle classi differenziate. Perché ci può essere questo rischio, quindi attenzione, la presenza sempre magari di compagni all'interno, se si fanno delle ore al di fuori della classe, con magari con dei laboratori dedicati, non solo dei laboratori solo ed esclusivamente per alunni con fragilità di diverso tipo, perché altrimenti non è proprio tanto inclusivo, ecco questo. Poi vengono indicate il numero delle ore settimanali dell'insegnante per le attività di sostegno, le risorse destinate all'assistenza igienica di base che viene svolta dai collaboratori scolastici. Quindi sono i collaboratori scolastici che sono coloro che si occupano dell'assistenza igienica e di base. Poi se ci sono delle altre risorse professionali destinate all'assistenza, che magari se ci sono delle cose specifiche, non so, alunni disfagici, che magari quindi in quel caso lì ci sono degli operatori sociosanitari, oppure assistenti all'autonomia e alla comunicazione degli educatori per la lingua dei segni, e altre risorse professionali all'interno della scuola, no? Che possono essere magari docenti di discipline che magari hanno anche il titolo per le attività di sostegno. Ci vuole un occhio di riguardo anche per le uscite didattiche, pensare che le uscite didattiche, i viaggi di istruzione devono essere pensati alla classe a cui sono proposte. Pertanto, se nella classe ci sono alunni con delle fragilità, le uscite e i viaggi di istruzione devono essere pensati per loro. Poi, vabbè, le strategie per la prevenzione, le attività o progetti sull'inclusione rivolti alla classe, e poi indicare anche il trasporto scolastico. Ci sono poi la sezione che mette in evidenza gli interventi di tipo terapeutico, riabilitativo, che possono essere effettuate anche durante l'orario scolastico.
La sezione 10 è relativa alla certificazione delle competenze che riguardano, vengono evidenziate per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado in base al decreto ministeriale 742 e per quanto riguarda invece la scuola secondaria di secondo grado solo per le classi di seconde fa riferimento ai decreti del 2007 e del 2010. Arriviamo la valutazione degli apprendimenti, questo l'abbiamo già detto, ma lo ripeto, deve sempre essere coerente con il PEI e pertanto anche la certificazione delle competenze va rapportata agli obiettivi specifici definiti. Certificare le competenze spetta al consiglio di classe, mentre al GLO spetta l'esplicitazione dei metodi e dei criteri di valutazione, ma certificare le competenze è sempre il consiglio. Si può definire e stabilire magari anche quali competenze certificare, oppure quali ad esempio presuppongono un percorso differenziato per alcune discipline, quindi metterle in evidenza. Stabilire e evidenziare la personalizzazione dei descrittori previsti per ciascuna competenza e anche la personalizzazione dei giudizi descrittivi. Poi c'è appunto la verifica, la sezione 11, che è quella della verifica finale, dove noi abbiamo questa verifica finale bene in tre sezioni nel modello, nella sezione 5, quelli agli interventi connessi alle dimensioni del profilo di funzionamento, la sezione 7, gli interventi sul contesto, e la sezione 8, che è quella del percorso curricolare. Questo aggiornamento dell'ultima sezione è quella che serve, se vogliamo, per fornire al GLO, che redigerà nell'anno successivo al PEI, alcune indicazioni. Ancora quelli che riguarda l'assistenza di base per quanto riguarda se ci sono dei problemi proprio per quindi per l'autonomia, no? Per garantire il diritto allo studio e alla frequenza, quindi mettere in risalto se è necessario, che tipo di assistenza, se di base, di spostamenti per la mensa, se sono rivolti a un'assistenza specialistica, quindi magari per educatori rivolti specifici per la comunicazione oppure per l'educazione e lo sviluppo dell'autonomia. C'è ancora questa l'ultima parte, poi, che è quella delle esigenze di tipo sanitario che è necessario flaggare. Se il ragazzo necessita o se il bambino necessita della somministrazione di farmaci e che tipo di farmaci e se questi farmaci comportano il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario oppure no. E quindi qua devono essere indicate. Ovviamente che ci sono dei farmaci salvavita che è necessario avere, cioè bisogna fare dei corsi e avere quindi delle discrezionalità tecniche anche da parte di chi li somministra. Poi c'è la proposta del numero delle ore di sostegno per l'anno successivo, le proposte delle risorse da destinare agli interventi di cui sopra, assistenza di base, assistenza specialistica e alla fine di tutto, entro il 30 giugno, si dovrà ricompilare questa tabella con il nome di tutti coloro che fanno parte del GLO e con le rispettive firme. Direi che posso chiudere sempre con questi aforismi appunto di Don Milani, di Einstein e di Pennac, che mi sembra che poi alla fine danno un quadro completo di tutto. Ho una serie di domande.
ma ho solo più 2 minuti. Più di un insegnante. Allora, per quanto riguarda, allora qui c'è una domanda: se un alunno con disabilità grave frequenta 40 ore settimanali, quindi siamo nella scuola primaria, e ha più di un insegnante di sostegno, e quindi per fare in modo che si copra più ore possibile, occorre indicare il monte ore, che ne so, 30 ore. Allora, le ore di sostegno vengono date con un rapporto 1-1, no? Quindi nella scuola primaria è di 22 ore, se non erro, nella scuola secondaria di 18. Allora, ovviamente, come vi avevo già detto, l'insegnante di sostegno non è sull'alunno, ma sono risorse che vengono date sulla classe e in realtà alla scuola. Quindi forse sarebbe più opportuno mettere, mi sembrerebbe, quindi questo è un discorso personale, ecco come mi verrebbe da fare, di mettere 22 ore più 8 ore, nel caso in cui della scuola primaria si parla di 30 ore, più 8 ore magari di docente per l'attività di sostegno di potenziamento. In questo modo facciamo capire che abbiamo utilizzato ovviamente delle risorse che sono state date dall'ufficio scolastico come posti in deroga sicuramente, ma che sappiamo che ovviamente il rapporto 1-1 vuol dire avere 22 ore su quella classe. Quindi è una, se vogliamo, una sottigliezza, ma mi sembra. Direi che si può sempre richiedere, a giugno si possono sempre richiedere 30 ore, si potrebbero sempre mettere 22 più eventuali ore di potenziamento, perché altrimenti secondo me c'è un'anomalia nel fatto, credo che nel momento in cui poi ci verrà richiesto di compilarlo su una piattaforma, questo PEI magari non ce lo dà, quindi forse continuerei a metterlo in questo modo, perché poi i posti in più vengono richiesti dai dirigenti con apposite richieste. Allora, quali sono gli specialisti che in accordo con la famiglia richiedono esplicitamente l'orario ridotto? E la neuropsichiatria infantile, cioè potrebbe anche essere il medico di famiglia, però in realtà dovrebbe essere richiesto da un neuropsichiatra. Diciamo che insomma forse qui non è neanche proprio esplicitamente evidenziato perché parla specialisti sanitari, quindi potrebbe anche essere il medico di famiglia, uno specialista, non è richiesto. No, allora, per quanto, qui c'è una domanda, che se per uno studente che passa dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado bisogna fare compilare nuovamente il modulo per il percorso differenziato. Allora, come non c'è un percorso differenziato meno tra la scuola primaria e secondaria di primo grado. Non importa, la programmazione può essere anche totalmente differenziata, cioè c'è un passaggio di consegne, se vogliamo, tra i docenti dei due ordini di scuola, ma non si compila nessun modulo, cioè al termine della scuola secondaria di primo grado, cioè diciamo all'esame di terza media, l'alunno svolge anche, chiamiamola così erroneamente, una programmazione molto diversa da quella della classe, raggiungerà lo stesso il titolo.
avrà un attestato dei crediti formativi soltanto nel caso in cui non venisse, non partecipasse all'esame, quindi non venisse portato a frequentare l'esame, quindi soltanto in caso di assenza. No. Ah. Allora, per quanto riguarda l'alunno che segue la programmazione di classe, la sezione delle discipline non va compilata. Allora, potrebbe essere compilata soltanto nel, cioè può anche non essere compilata, vediamo. Ma magari si potrebbero mettere quali sono gli elementi di personalizzazione, no, che vengono utilizzati, perché altrimenti poi dobbiamo... Qui io non ho preso in esame gli allegati C, che sono poi quelli che poi dovrebbero far fede per richiedere effettivamente le ore per le attività di sostegno, che fanno riferimento alla capacità effettiva degli alunni. Quindi attenzione proprio a bypassare completamente delle sezioni, perché potrebbero poi inficiare nel momento in cui chiediamo delle risorse. Allora, attenzione, in caso di orario ridotto di un allievo, è necessario richiederlo esplicitamente ogni anno con apposito documento? Io credo di aver risposto a questo. La scuola non può presentare un documento nel quale chieda alla famiglia una riduzione di orario. È la famiglia che fa una domanda alla scuola, quindi fa domanda alla scuola perché suo figlio abbia un orario ridotto. Ecco, questo deve essere chiaro, perché altrimenti si incorre in possibili ricorsi. Quindi la scuola non può avere un modulo che presenta la famiglia. È sempre, cioè la famiglia è lei che deve fare richiesta al dirigente. Quindi attenzione a che moduli vengono rilasciati. Sì, qui ma credo di avere già risposto ad alcune domande, perché adesso quando sei in presenza di un alunno con difficoltà nella produzione scritta, ovviamente sono valide le valutazioni orali, cioè c'è questa compensazione. Quindi questo... Allora, nel caso si dovesse optare per la didattica personalizzata, le prove equipollenti devono attuarsi in tutte... No, sono da attuare solo dove necessarie le prove. Allora, qui si parla sicuramente un docente della secondaria di secondo grado. La domanda è: nel caso in cui si dovesse optare per la progettazione didattica personalizzata, quindi quel percorso B, le prove equipollenti devono attuarsi in tutte le discipline oppure solo dove necessarie? Ovviamente solo dove necessarie, perché nelle discipline non necessarie si attueranno le prove attuate per la classe. Attenzione che basta solo una disciplina in cui possa svolgere una programmazione differenziata e il titolo non sarà valido. Ok, io credo c'era una domanda che ho visto scorrere, che sicuramente per gli studenti della secondaria di secondo grado, purtroppo loro hanno anche un problema, se vogliamo, che al momento del compimento del 18° anno di età la neuropsichiatria infantile smette di, tra virgolette, occuparsi di loro e passano invece alla psichiatria, e lì effettivamente
è tutto molto più complesso. È tutto molto più complesso. Quindi per fare anche rinnovo di valutazioni, sia per quanto riguarda bisogni educativi speciali, sia per quanto riguarda la disabilità, le famiglie si devono attivare, direi, prima di arrivare proprio al compimento del 18° anno, perché è più complesso. Io a questo punto concluderei e vi ringrazio per l'attenzione. Abbiamo di nuovo sforato e spero di non avervi annoiato troppo, e quindi vi saluto e vi ringrazio. Allora, buona serata. Ringraziamo tutti per la pazienza, ringraziamo le formatrici, grazie di aver partecipato. Lasceremo ancora attivo lo streaming per qualche minuto per chi dovesse ancora completare l'iscrizione. Ricordo che bisogna inquadrare il codice QR dal telefono oppure digitare l'indirizzo che c'è scritto sotto nella barra dell'indirizzo in alto, quindi non fare una ricerca con un motore di ricerca, ma proprio digitarlo in alto dove c'è scritto l'indirizzo della pagina web. Purtroppo YouTube non fa scrivere link e non fa inserire il link nelle chat, quindi non abbiamo altro modo se non passare attraverso questa modalità. Ringraziamo ancora tutti per la pazienza, grazie ancora alle formatrici, buona serata a tutti.